too different to be complete. Couldn't make the puzzle fit. Too wounded by past defeat and too afraid to let each other in. I don't know you, you don't know me. Never revealing our true selves. I hid from you, you hid from me. Se gli ascoltatori sapessero. Se gli ascoltatori sapessero. Cosa succede pochi secondi prima della diretta? Sì. Bestemmie, gente che si dimentica di mettere i microfoni. Cioè una radio nazionale con ospite importante, puntata, telecamere, robe, non c'è il microfono. Cioè, noi facciamo allora, la radio. Intanto la cosa la stanno vedendo in streaming via web. Tutto quello che stiamo dicendo è già andato. Sì, senza calcolare che praticamente ieri sera io ho sfondato a calci mezza radio perché non funzionava il computer. Abbiamo fatto un'ora e mezza di registrazione. Santina! Tutto buttato nel cielo. Via, arriva stamattina Macio Capatonda, bravo, registra le scenette, tu bello contento, registra e senti le scenette dopo, così. Lui. Ma che scema, era la scenetta! Ma non era la scenetta! Una volta che viene in radio. Madonna, e poi ha citato suo nonno. Una roba allucinante. Marco ha detto, come dice sempre mio nonno. Comunque abbiamo preparato una puntata molto speciale oggi, molti ascoltatori si stanno diciamo impastando un po' così il pantalone. Perché devono fare l'elicottero? Perché ti spiego, allora, è proprio una questione psicologica, a parte sento una merda, mi sembra essere al citofono, complimenti ai tecnici, bravi, sempre però pronti. Però è tanto che lo trasmettiamo da qua. Galli già stamattina gli ha fatto un culo così, vabbè comunque. Vabbè, Galli io ti capisco perfettamente, purtroppo questa azienda pensa più agli orologi, ai monitor. Oh, sono bellissimi. Sì, no, è importante. Ma Miami c'è un bello studio. Perché sono ascoltatore, sai, se sa che c'è la sede bella, e allora dice minchia una radio della Madonna, poi si sente da schifo, chi se ne frega. Vabbè, morale, l'ascoltatore psicologicamente, sapendo che viene Rocco, lo vuole più grosso di lui. Ah, hanno messo tutti l'elastico restringente alla base per fermare il sangue. Cioè, anch'io stamattina, diciamo che ho passato la mattinata a impastarlo, a provare con creme e robe varie, perché sai, sennò ti senti un po' in imbarazzo. Per me la normalità, ragazzi. Ma quindi, sai cos'è la cosa che mi ha stupito di più quando ho visto Rocco? Che ha preso il pene e ha cominciato a intorcigliarlo facendo il cagnolino. Ma non è vero, ma non è come vero. Come i palloncini. E poi Rocco lo vedi, sembra un ingegnere meccanico. Cioè, grande. Mai diresti se non lo conosci che è un attore porno. Mezzo metro di pisello, c'è anche la faccia di uno col cazzo piccolo per sì, farti. Sì, questa è una bestemmia. No, perché sappiamo che è grosso. Però se tu lo incontri per strada e non sai chi è Rocco Siffredis, ma che no, però se lo guardi dietro negli occhi, ha gli occhi di fregna. lui ha le pupille a forma di fregna. Le vedi verticali. Oggi preparatevi, mettete a letto i bambini, ragazzi, perché sarà una puntata un po'. Io, tra l'altro, vorrei chiedere un piacere personale a Rocco, visto che è famoso per quella cosa lì, no? Se cortesemente poi riusciamo a mettere in fila tutti i tecnici bassa, alta frequenza, EDP, me li incula tutti di fila proprio, li metto qua sulla panca, no? E Bruni, Davide Gaddia, perché poi loro si passano la palla uno all'altro. No, ma è colpa di Bruni, ma no, è colpa di Gaddia, ma no, è colpa di Bruni, ma no, è colpa di Gaddia. Ti bombolano, capito? Ho capito, ma se li infila tutti con la parte che avanza, tipo un arrosticino, ragazzi. Allora, attenzione, la prima cosa che dobbiamo fare è collegarci con la nostra redazione perché Jerry Romano ha preparato ovviamente un'edizione speciale di Studio Chiuso. Benvenuti al primo radiogiornale interamente realizzato in giarrettiera, tacco 12 no. E zinne al vento. Benvenuti a Studio Chiuso. Apriamo questa edizione flash con una notizia che ha fatto svegliare il batacchio pure a Don Prugnone della parrocchia di Bruzzano. Oggi, 27 novembre 2014, sta per svolgersi un evento che segnerà per sempre la radiofonia italiana. Sì. Rocco Siffredi sfida lo Zodi 105 in diretta per 2 ore. I bunga bunga di Silvione sono robe da dilettanti al confronto. I conduttori del programma che non piace hanno passato le ultime ore col proprio ammennicolo infilato in un aspirapolvere acceso con la speranza di riuscire ad allungare il proprio pube, ma come potete immaginare i risultati sono palesi.
Il simbolo del porno italiano, Rocco Siffredi, è entrato nella sede di Radio 105 circa 3 minuti dopo l'ingresso del suo pene, che ormai gode di vita propria e possiede addirittura un documento di identità. Il pene di Rocco ha salutato i suoi fans e poi ha atteso l'arrivo del resto del corpo seduto nella saletta ospiti della radio, affiancato costantemente dalla Poppy Poppy, che è ancora visibilmente scossa dall'incontro ravvicinato con quel pullman senza ruote. Wow, che sberla! Non ne avevo mai vista una così imponente. Mi sono sentita puffetta vicino al fungo di Grande Puffo, ha dichiarato la Poppy Poppy. Minchia, eppure affrescata la capocchia, ha gridato incredulo un passante in via Turati. La minchia di Rocco ha creato non pochi problemi mentre attraversava le vie principali di Milano. Qualcuno ha inutilmente cercato la porta d'ingresso scambiando il suo pene per un cesso chimico. Alcuni turisti giapponesi, credendo fosse un monumento storico milanese, hanno scattato innumerevoli foto con lui. Per non parlare dell'imbarazzo quando il comune di Milano ha lanciato l'allarme anaconda, credendo fosse sfuggito un gigantesco serpente dallo zoo. Rocco, intanto, fa sapere alle nostre telecamere che sta lanciando una nuova linea d'abbigliamento appositamente studiata per il pene: maglioni a dolce vita, cappellino in puro cashmere, magliette con braccine integrate, occhietti adesivi da applicare sul glande per dare la sensazione che sia umano. La linea si chiamerà Vestiti del Cazzo. Bene, vado in bagno a sciacquarmelo, che non si sa mai, visti i tempi di magra mi butto in mezzo alla mischia e se mi va bene magari ci scappa un colpetto di lingua o un secchino coi piedi. Linea allo zoo. Secchino coi piedi. Secchino coi piedi è il top. Ma come fa a scappare poi un secchino coi piedi? Si sa, c'è una pannocchia. Ho capito. Ma non può scappare. È successo, eh. Chi è successo? Ma sì. Ma adesso voglio sapere chi in questa stanza si è fatto fare un secchino coi piedi. Io. Non alzare la mano. Alla, io. Carigiuri, a te non sei conosciuto. Aspetta, Pippo, in Sardegna non è mai successo. 30 secondi. Entra nel sottocosto Unieuro. Lo Smart TV Samsung 50 pollici, il top della risoluzione. Il top per Natale. Solo 699 euro. Promozione valida dal 29 novembre all'8 dicembre. Unieuro. Batte forte. Anche sempre. La mamma di Spine. Mamma di Spine. Ma a lui. Giorno a tutti, le 2:04 minuti. Inizia una puntata speciale del programma che non piace al citofono. Andiamo. Vai. Lo Zoo di 105 oggi marchetta Goss Grill Restaurant and Burger. Ma basta. In via Verdi a Bergamo. Minchia, come si mangia da Dio. Buon giovedì, amici. Ciao. Che onore avere avuto ieri in diretta il numero uno dei numeri uno Cecchetto. Sì. Figa, ma sapete quanti talenti ha scoperto? Da Giovanotti agli 883, sì. Amadeus, sì. Albertino. Sì. Pensate che botto ha fatto quel figo di Cecchetto. E so che volevate fare i modesti, ma una volta ogni tanto facciamo i fighi anche noi. Cioè? Claudio ha scoperto anche ben due ragazzi che ora fanno parte dello zoo. Sì. Posso dirlo, Marco? Dai, Pippo e Spine. Dai, non fare il timido. Cecchetto è stato scopritore anche di Pippo e Spine, porco. Ma non è vero! E voi li trattate così, mannaggia la m***a. Siete orribili. Oggi viene il mio amante Rocco e vi faccio trivellare come fecero con la cometa in Armageddon. Stronzi. Bene, cazzo, allora... ci voleva lui a cantare la sigla oggi. Chi, Rocco? Possiamo cantare i cameraman? No, gli facciamo picchiettare il pene sul tavolo. No. E ogni giorno ti ascolto. Sigla tamburata. Mi serve molto per sentirmi già meglio. Vai, Rocco! È come la prima volta mi è sconvolto la... Canta l'uccello di Siffredi, attenzione, E so che mi perderò in questa fantasia. Voglia matta di viaggiare e di andare via. Ma se ti ascolto già so che mi fermerò, perché sai già cosa voglio. Nella mia testa sei tu, mi fai sognare ogni giorno. Occhio! Vai! Noi siamo lo zoo. Oh,
Perché Luciano parla. Parla pure, perché c'è quella voce? No! Questo è lo Zoo di 105. La campana! Il programma che ma non faccio io! Ciondoliamo le palle, aspetta! Buongiorno a tutti, buongiorno! Buon giovedì, 27 novembre, buongiorno, ciao Pippo, ciao Spine. Oggi siamo completamente circondati da telecamere, potete, anche se era a nostra insaputa, seguirci anche su 105.net. Eddie, questa me la paghi, te lo dico. Ma scusa Marco, a fine puntata ti taglio tutti i cavi che ci sono qua in studio. Ma tanto il bidet non si vede in telecamera, non è che ti devi sciacquare il pene. Ho capito, però. Ragazzi, se non siete abituati alle telecamere, non è colpa mia. Ma attenzione, allora abbiamo la sigla dell'ospite del giorno e poi a descrivere il personaggio che oggi sarà con noi per due ore ci sarà la Poppy Poppy, che ormai è molto amica del pene del protagonista della puntata. Mettiamo la sigla, vai Pippo, vai. Solo quelli con grande personalità e forte carattere, forte carattere, possono sottoporsi alle menti malate dello Zoo di 105. Solo i più coraggiosi, solo i più coraggiosi, hanno accettato di rispondere alle loro domande fuori luogo. Lo zoo è senza limiti, senza dignità, senza una morale e senza il buon senso. Ma solo chi è stato loro ospite potrà vantarsi di aver veramente sentito tutto. Vi presentiamo l'ospite del giorno dello Zoo di 105. Ladies and gentlemen, sta per entrare in questo studio il numero uno del porno italiano, ma anche del mondo, Rocco Siffredi. Ma la Poppy Poppy adesso ci racconterà brevemente chi è Rocco Siffredi. Non arriva al microfono. Lo so, aspetta Poppy, aspetta. Ciao Popina, buongiorno. Buongiorno, brevemente non è vero perché Luca Alba ha scritto un libro. Vabbè, tu fai selezione, a noi interessa più che altro i titoli. Mi piace sentire dalla tua bocca i titoli dei film che ha realizzato. Oh, mamma mia, come sei scontato. Allora, cominciamo dalle origini. Che bello averti qua. Ciao, non ti montare la testa, non ti abituare perché non è cosa. Dai, Poppy, leggi. Vuoi la banana in mano? Mentre... No, non mi interessa. Dai. Allora. Rocco Siffredi, nome d'arte di Rocco Antonio Tano, Ortona, 4 maggio 1964. Provincia di Chieti. È un attore pornografico, regista e tra i più noti sulla scena hard internazionale. Vero. Ha creato una propria casa di produzione, la Rocco Siffredi Production. Oggi vive a Budapest con la sua famiglia, la moglie Rosa Tassi, conosciuta anche come Rosa Caracciolo, e i suoi due figli, Leonardo e Lorenzo, anche loro con una vistosa malformazione all'altezza dell'inguine. Ma anche la moglie? Ma la moglie non credo, no, ma vabbè. Spero. Magari c'ha il figone. Vabbè, e senz'altro, no, cioè, cosa vuoi che abbia? Pugno in faccia. Ma sei tutto one in famiglia. È un figone. Sarà senz'altro un one, dai. One, bene. All'età di 16 anni inizia a lavorare nella marina mercantile. Nel 1982 raggiunge il fratello. Cosa c'è? No, che mi immaginavo lui che alzava le casse con l'uccello. Lui c'ha l'ancora, capito? No, lui i marinai salivano sul cazzo e levavano l'ancora. Da lì cazzi la randa. Ma io non penso che faccia qualsiasi cosa con l'uccello. Non dici no, mi sbaglierò. Apre le birre. Dicevamo, a Parigi collabora in un ristorante e nell'84 in un locale a luci rosse incontra Gabriel Pontello, protagonista e produttore porno francese degli anni 80. Che è il papà di Gabri Ponte, ricordiamolo. La battuta me la pesasse, guarda. Bene, va bene. La Belle d'Amour è il suo primo film hard. Nell'87 recita in Fantastica Moana, il suo primo film italiano, al fianco di Moana Pozzi. Dentro Moana Pozzi. Sì, al fianco. Intorno, durante. Dentro e fuori. Con Moana Pozzi. Esatto. Nel 90 si trasferisce a Los Angeles, dove l'amico d'infanzia Marco P. lo presenta al regista John Leslie, che lo inserisce nel cast del film Curse of Catwoman del 91, che sarà un successo. Tradotto è il... Il cazzo di Catwoman. No, esatto. No, l'inglese quando ti interessa non sa mai un cazzo. Vai. Nel 91 a Las Vegas riceve il suo primo premio per il film di John Stagliano come migliore attore hard per scene di sesso a tre. Cioè, che cazzo è bello come premio però. Sì, no, infatti. Nel 97 esce uno dei suoi primi importanti... No, scusate. Esce uno dei suoi più importanti, famosi film Rock e le storie tese, del quale fu realizzato anche un seguito.
ottiene poche soddisfazioni nel mondo della politica. Un solo voto al secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana il 18 aprile 2013. Ma attenzione ai capolavori indimenticabili di Rocco Siffredi. Rocco in culo Praga. Tutta. Inside Napoli. Sì. Bellissimo. Aspetta, fammi respirare. Ma voglio. Rocco i mercenari. Vai tranquillo. Una donna chiamata Cavallo. Ho scopato un'aliena. Sì. E Rocco non muore mai. No, attenzione, manca 100 culi per Rocco. È vero. Era un classicone che è immancabile. Beh, io direi che la scheda basta e avanza, facciamolo entrare, ragazzi, che non vediamo l'ora, soprattutto la Poppy che c'ha la colina in bocca. Rullo di tamburi, ladies and gentlemen. Per la seconda volta nello Zoo di 105 è con noi Rocco Siffredi. Rocco, ah, che cazzo! Ciao Roccone! So. Guarda com'è tutto preciso! Vai. Io lo so che voi avete preparato un'inculata incredibile! No! Quello è il lavoro tuo, ragazzi! Oh, raga, io ce l'ho duro! Ah, c'ha una tenda canadese nei pantaloni, guardate! Ma guarda che secondo me lui ce l'ha normalissimo, cioè ce l'hai così grosso, Rocco, dai! Aspetta! Di là, ci sarà il momento anche per farlo, anche perché noi abbiamo nel programma una new entry che è Luca Alba, che secondo me ce l'ha più lungo del tuo. Adesso io pregherei Luca di andare a prendere un centimetro, te lo misuri per ma molle e poi dopo vediamo, verifichiamo. No, per lui prendi il metro, non il la bindella. Come stai? Bene, tu? Miami. Pensi, sono tornato qua solo per te, io ti rendi conto? Mi organizzi un bel casting in Miami? Ti organizzo un bel casting? C'è mia moglie che è proprio no, ma lui è di fianco all'ufficio dove fanno il film porno. No, la roba ridicola è che allora io praticamente mi sveglio alle 5:30 del mattino e trasmetto da uno studio a Wynwood, che è una zona ancora un po' malfamata. Infatti di rimpetto al mio ufficio c'è uno studio porno. Ogni tanto escono delle fighe nude così. Dai, vieni, ma vaffanculo, sto lavorando. Mi fate schifo, puh, gli sputo. Esatto, praticamente a Miami tutti vedono volare i gabbiani, lui i cazzi. Ma tu hai lo studio a Budapest? Cioè vivi lì da sempre? Ma è una scelta fiscale o una scelta... No, più che fiscale, di materia prima. Fisicale. Ah, ok. Perché a Budapest puoi girare i film porno ovunque tu voglia. Sì, Budapest è molto tollerante. Poi c'è un articolo che è strano. Cioè, atti osceni in luogo pubblico, non a Budapest, esiste. 6 ore ti fermano e poi ti mettono fuori. Io non li faccio fuori, ho smesso di farli fuori. Però arrivano kink.com, la società americana di San Francisco che fanno sadomaso pesante. Li fanno in strada? Loro arrivano in strada a Piazza degli Eroi, scendono con ragazze al collare nude, tutta roba addosso. Ma con la gente che passa serena. Sì, riconosco, i ragazzi super punturati escono fuori e cominciano a trombare con tutti i giapponesi intorno. No! Quando cazzo andiamo a Budapest, ragazzi? Poi vengono fermati e io ho un amico, un collega che cazzo, c'ha l'età mia, c'ha 50 anni pure lui, Steve Holmes. Che ogni volta arriva lì, fa ste stronzate, lui che organizza. E lo arrestano ogni volta per 6 ore? Ogni volta, lui sarà andato in televisione 6-7 volte. Aspetta, perché gli arrestano che sono punturati? No, cazzo duro! No, il commissario! Vedere gli altri in carcere come sono contenti! Posi quell'arma, ma non è un'arma! Io che ho fatto il punturone! Posi quella pistola, ma non è una pistola! Però il problema è che io ho fatto uno studio da milioni e milioni di euro veri, perché ho fatto uno studio pazzesco per la pensione. Ho detto, io andrò in pensione fra un po'. Lo studio di riprese okay. E voglio fare la scuola di recitazione nel porno. Il porn school vero, già bello. Iniziato veramente. No, scusa, aspetta. Per la Disney. No, sì. Ha fatto Cazzoland, ragazzi. Cazzoland, bravo. Ma scusa, Rocco, lo chiamano Roccoland tutti gli attori porno. Ma ho capito, ma uno, cioè quando ormai non esiste neanche più la trama nei film porno. No, aspetta, la trama no. Ma come devi chiavarti una figa ancora nessuno l'ha capito, credimi, davanti alla telecamera è molto complicato. Cioè aspetta, perché tu stai parlando di fisicità o proprio di espressione? No, tutto, ma anche dal bacio, anche dall'approccio, anche da... cioè devo dirti una storia proprio stupida. Quando mettono un uccello dentro lo mettono a secco, manco si passano un dito. Ma che c'entra? Se non ti lecchi le dita godi solo a metà. Ma cazzo, ma non ci sono tutti i professionisti? Una bella sputacchiata.
bello spunto. Adesso io ti dico, io ho fatto un piccolo test con un gruppo di ragazzi da Milano, ne ho selezionati i primi 150. Cazzo, potevi portarne qualcuno. Cioè, 150. Poi ne ho presi 10, li ho portati a Budapest. E ho detto, come iniziamo? Li ho messi uno a uno, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna. Non c'è stato uno che ha drizzato l'uccello. Poi inizia così. Poi siamo passati, secondo giorno, gang bang, tutti insieme. Quando erano tutti insieme, tutti a cazzo duro. Perché? Perché nessuno sente la pressione, giusto? Sì. Perché le camere tanto non prende me. Certo. Terzo giorno li ho cominciato a ridividere con dei professionisti per vedere come facevano gli altri. E loro guardavano di ma più. Ma tu mentre fai ste robe qua, cioè non hai delle erezioni? Siamo tornati, per me è la base. Cioè se io non mi diverto, se non ho l'uccello duro mentre ho la camera in mano, vuol dire che sto facendo una cagata. Cioè aspetta, scusami. Allora, uno che fa il regista di un film comico deve ridere, no? Eh sì, così le riprese tutte mosse. No, però dico, lui invece, lui, il suo sentore è l'uccello duro, sì, capito? Sì, ma anche quanto monto. Ah, sì? Sia nel montaggio. Vabbè, quando cioè, monta. Quando monti lo sappiamo. Non no? hai sangue nel cervello, praticamente. Cioè. Mai. Ma mai. Quindi tu, mentre monti, lo monti tu il film? Con il mio montatore, però. Ti è capitato di segarti mentre guardavi il montaggio? Ma moltissime volte. Ma se mi tocco il cervello, Ma non, lo fai in radio. Aspetta, non mentre vedo le mie scene. No, beh, ovvio, guardando gli però altri. Però per dirti, per concludere, alla fine di questo stage, che è durato 8 giorni, i ragazzi hanno acquisito sicurezza, perché l'ultima scena l'hanno fatta guardando me, poi li ho rimessi davanti a un uomo e una donna da soli in single, sì? Hanno fatto tutti delle scene da paura. Ma senti, ma quindi devono pagare che... per fare questo corso? No. Zero. Quindi potremmo lanciare l'appello se qualcuno vuole intraprendere sto lavoro? Sì, 100%, ma io lo sto facendo l'unica cioè la scuola della chiavata, sì, l'unico particolare, io non posso pagare tutta la produzione e poi butto tutto, l'unica no, certo. Io poi questo materiale lo metto in rete. Ah, okay. Ho capito, senti, a proposito di costi di produzione, cioè tu quando ti sposti col pullman di questi 150 ragazzi, cioè organizzi anche dei pranzi al sacco col formaggio e la mela oppure... cioè com'è che funzionano i momenti di pausa, cioè, oh raga giù i cazzi si mangia, no, ma è così, è un po' così, mangiano, sì? Mangiano tutti, c'è chi mangia e chi si sega, oh, qualcuno... come c'è anche chi mangia e si sega e farcisce il panino, ma che vita è, hot dog, maionese, non capisci, mangiano il pazzo ragazzi, non capito. Senti, allora siccome tu tutti ti conoscono per il tuo pene, no? Cioè Rocco Siffredi. E il pene mi dà il pane. Esatto, il pane quanto, ti dà il pene. Quanto è lungo? Quanto è lungo il pene? 23. Ok. Alba, quanto è lungo il tuo? 21. Oh. Ma 23 da duro o da molle invece? Oh, com'è da duro? 23 quando è duro, mica ce l'ho moscio a 23. Perché Luca Alba secondo me rasenta il 17 molle. 14? Vabbè. 14, grande. Siccome tutti ti conoscono, diciamo, per quello che tu hai sempre fatto nella vita, i porno, cioè, noi volevamo invece scoprire un Rocco diverso, cioè il Rocco fuori dal set. Vai. Ti faccio 2 o 3 domande proprio che sono totalmente distanti dal sesso, robe varie, ok? Quante tipo, volte scopi? No! Cosa fai nel tempo libero? Cioè, solitamente uno che lavora tutto il giorno, poi nel tempo libero cerca di chiavare, o comunque se, tu sicuramente, visto che è il tuo lavoro, farai altro. Cosa fai? Contatto le ragazze. Cioè, la verità, già preparo il prossimo film. Quindi tu sei sempre coinvolto? Sempre dentro da 30 anni. Sempre dentro nella fila. Da 30 anni. Sempre dentro. Contatto, finisco un film e inizio un altro. Finisco un film e inizio un altro. E nei ritagli, devo dire, lascio tutto il tempo alla famiglia. Ok. E anche un po' di sport. Adesso lo faccio con i miei figli, facciamo motocross, ci divertiamo, facciamo un po' di sport insieme. Motocross? Come fai a sederti sulla moto? C'è la versione da donna. C'è il cazzo del serbatoio. Ha tolto il serbatoio. Cioè. Cosa ti dice tua moglie prima che tu vada a lavorare? Perché solitamente, ciao amore, buon lavoro, salutami i colleghi d'ufficio. La tua ti dice, lavati il cazzo, o buona scopata amore, oppure, ehi, mandami 2 foto. Cioè, cosa ti dice? Più easy, mi dà un bacio e mi dice, divertiti. Veramente? Non è gelosa? No, perché lei è venuta sul set, è stata attrice tanti anni fa, poi è venuta sul set come truccatrice, però ci sono state delle ragazze che a me dava imbarazzo questo, c'erano delle ragazze che mentre lei la truccava faceva, ah, sai che oggi mi scopro Rocco, com'è? E allora, non sapendo che era mia moglie, io entro dentro, vedo questi dialoghetti un po' strani, però mia moglie è sempre molto precisa, non lascia trasparire. Deve essere nulla. Così, se no non poteva essere con io gli ho detto, Rosa, casa, perché mi dava fastidio a me. Lui non lavora più con te? No, però sai, è stata sul set, sa cosa fa il marito. Okay. È un lavoro. Vabbè, sì.
Beh, un lavoro deve essere piacevole. Ovvio, deve essere anche un po' tuo hobby. Se il lavoro è piacevole, hai azzeccato tutto nella vita. Però è un lavoro. Io ti farei venire una volta sul set. Tu vedi, in tu che vedi, senso? Tu vedi tutte le volte che lo dai, ti fermi, cambi, lo ridai, ti fermi e ricambi, che tu mi dici, Rocco, fa il tuo lavoro, io faccio il mio. Cioè, comunque alla fine è un lavoro veramente. Sì, no, è un lavoro del cazzo, signore. È un lavoro del cazzo. Se non avessi fatto l'attore porno, che cazzo avresti fatto? Pilota d'elicotteri. Sempre una cloche in mano. A me piace da morire le emozioni forti. Ah, quindi a te piace comandare le cose grosse. Vabbè, passo a librarmi in aria. Tipo, cosa pensi della politica in Italia? Perché comunque tu abiti all'estero, però sei italiano e quindi ogni tanto un'occhiata alla situazione di merda che c'è in questo paese. Rappresenta molto l'Italia. Sì. Purtroppo all'estero dicono che i politici italiani rappresentano molto quello che è l'italiano in generale. Che se ne sbatte il cazzo, che pensa solo ai cazzi suoi, alla sua famiglia e a giustare. Sa solo lamentarsi su Facebook, sì. E poi nella vita reale si fa i cazzi suoi, pensa al suo orto, eccetera. Credi in Dio? Molto. Sì? Ma in Dio, non molto in tutto quello che è l'istituzione religiosa. Fermo restando, non sono ipocrita, quindi non vado in chiesa perché... Uguale a me. Però io su Dio, sulla persona. Poi come fai tu a non credere in Dio con questo oggettone che ti ha dato? Con questo grande oggetto che ti ha donato. Sì. L'ultima. Allora, c'è un personaggio della televisione, ovviamente femminile, che ti vorresti pompare di brutto, ma che non hai mai incontrato. Non so, tipo Barbara D'Urso, Luca Giurato. Non lo so. Barbara D'Urso è una bella MILF. Ogni tanto quando la guardo così mi dà l'impressione che secondo me è una gran porca. Sì. Ti viene duro? Perché no? No, perché spesso sento dire di lei che è un po' stronza. Invece secondo me deve stare una gran porcona. Ma senti, ma tu la preferiresti avanti o di dietro? No, Barbara c'ha belle tette, ragazzi. Quindi, mi sta bene, c'ha una bocca bella larga. E c'ha... Mi sta venendo duro a me, ma pensando a lui o Barbara D'Urso? A me sessualmente come donna piace Barbara D'Urso. Sì, a me piacciono, dico la verità, a me piacciono le donne, anche quelle belle toste. Mi piacciono. Ce li hai i peli nel sedere? Ho capito, c'è un trans dall'altro lato. Sì. Ah, se c'hai i peli sul sedere me la inculo più volte. Ti piace? Da morire. Mettiamo adesso Skyz. Allora, ci colleghiamo con Skyz. Abbiamo realizzato questo blocco, ovviamente leggermente virato sul porno per dedicartelo. Come mai? Sono i nuovi canali di questo pacchetto televisivo che si chiama Skyz, ok? Skyz. Pronto? Andiamo, vai, Skyz. Skyz. Satellite. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. I fucking love that. Skyz Hot. Amici onanisti, anche l'incredibile piattaforma digitale di Skyz è presente con l'offerta vietata ai minori di 78 anni. Contenuti scabrosi e ricchi di schizzi per tutta la famiglia. Grazie al servizio Onde Franco potrai acquistare o noleggiare il tuo pornazzo quando vuoi, dove vuoi e con chi vuoi. Semplicemente prendendolo in mano e urlando "Ho voglia di fica", il decoder si setterà immediatamente nella sezione per adulti. E se accendi il pacchetto Sega, entro 20 minuti dal mio fischio, ti sarà consegnato a casa il kit del c***o, con tutto il necessario per apparecchiarti l'uccello e visionare, magari con un bel trans e un asino col goldone, tutti i programmi porno di Skyz, per mungerti sino alla cecità. Fuck! Oh my god! Il kit comprende un pacchetto di fazzoletti, una crema emoliente, del collirio e 4 mani di gomma aggiuntive per menartelo in Dolby Surround. Ma ecco alcuni grandi titoli proposti dalla nostra sezione hard del pacchetto Sega. Tutti titoli di prima scelta, testati per giorni da professionisti del c***o in mano per una sicura resa sul campo. Grandi opere dell'hard come Il mattino
ha l'ano in bocca. Il chinotto non disseta. Procetor. 00 tette. Operazione Deep Trot. 20.000 cazzi sotto i nani. Natale nel culo. Banana meccanica, bocca ontas, bella. Il pesciolino nervo, suor Camilla e pappone, fiche d'artificio, la fregna delle scimmie, 12 anni chiavo, lano d'acciaio, tre uomini e mezza gamba, chi si roda si sbroda, Robocats, Terminator Inculation e ancora grandi classici come Biancamano e i sette cazzi, Minne e Topo Minchia. Anolix e Onanix, le vagine di Re Salamone, mamma l'ho preso in aereo, una figona per due e tanti altri. Insomma, come sempre grazie a Graziella e grazie a Skytes, ti offriamo il meglio del meglio per non uscire di casa e farti venire le piaghe da decupito a furia di stare sul divano. Per aderire immediatamente al pacchetto Sega della piattaforma di Skytes, basta mandare un MMS al numero 100 100 100 con la foto di te col c***o appoggiato al decoder. E entro un paio di minuti la lucina a forma di fregna a destra del tuo decoder si illuminerà confermando l'adesione. Buona visione e buon manubrione, naturalmente con Skytes. E vaffanculo! Io non ci credo che Tony ha fatto questi direi. Cosa gli hai promesso? Gli ho promesso che li bippavo. Scusa Tony! Care maialone e cari s***ioli, sì, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Approfitteremo di questa pausa per andare in bagno con un centimetro a misurarcelo tutti, no, tranne Luca Alba, ovviamente. A dopo. Dai, di qualcosa che tenga incollati gli ascoltatori. Grande Skytes. Ti piace? No, da paura. Sì. Gli ho rubato già 10 titoli. Oh, la Madonna. No, due lire anche sto povero. Guarda che merda. Number che... one. Guarda che merda. 100 euro Number almeno. One. Gli mandiamo 100 euro sto poveraccio. Per i diritti d'autore, grazie. Grazie, ti stringo la mano perché so che ne ha strette tantissime. Fusta ancora di cazzo. Hai già scaricato la nuova app ufficiale di Radio 105 per smartphone o tablet? Fallo subito. Diretta! Aggiorna il tuo dispositivo. Scoprirai tante nuove. Ma adesso inizia il bello. Adesso faccio il corocco in lungo. Facciamo i due ospiti. 105 è sempre con te, anche sul tuo smartphone o tablet. Con qualche autografino. Sì. Facciamo una foto. Mettiamoci in position. Aspetta. Io glielo mangio. Tutto ciò che è prezioso per te lo è anche per noi. Perché Monte dei Paschi è la banca che sa proteggerti. Grazie alla partnership con AXA, primo brand assicurativo mondiale. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472. Mi raccomando, la data sulla torta è 29 novembre. Alla Faresi! Oh, ma cazzo, è stato bellissimo! Dal 29 novembre all'8 dicembre c'è il grande sottocosto di Gran Brico. Gli specialisti del fai da te ti aspettano con uno strepitoso sottocosto. Corri da Gran Brico. Visita il sito granbrico.it. Christmas Radio accende la tua voglia di Natale e ti regala la colonna sonora. Già non ti ricordo. Sì, non c'è con una sale di un'attività commerciale. Canale5.net per diffondere Christmas Radio nel tuo store. Christmas Radio ascolti ovunque. Su PC, tablet o smartphone. Scaricando l'app gratuita Radio 105. Ti devo chiedere un favore incredibile. Cazzo, si vede bene questa diretta però, Vabbè, avranno messo 6.000 megabit. Ma sei di chi? Te lo stavo dicendo. Rocco, devo chiedere due favori, Rocco. Uno da fuoco. I piedi è l'estate di Postini. E quelli di compleanno un'amica mia che fa 40 anni oggi. Siamo come l'altra volta, quindi posso cominciare a salutare un po' di persone? Perfetto! Apro il mio Facebook, il mio momento preferito questo qua. Aspetta che adesso mi scateno. Carico il jingle per dopo. Io non so perché, ma mi sa che metterò il jingle, quello che dice... L'ho messo ieri, è vero, però lo rimetto oggi. Con lo zoo si scopa bene, che oggi è perfetto. Aspetta un secondo. Eccolo qua.
Perfetto. Speriamo ovviamente che ci sia anche qualche ragazza all'ascolto, non soltanto uomini, se da io gli amici, cioè ovvio. Vediamo un attimino. E che devo salutare. Alessio, Alessio, ciao. Nicola, la Giulia. Vediamo chi altro è. Comincia, si comincia! Allora. Oddio ragazzi, siamo veramente al delirio totale. Ah, la Quasimodo! Incredibile signora! La Quasimodo! Sì, chi è che li vuole? Io devo ancora trovare l'immagine, che le telecamere sono anche per il figlio. Sì. Chi è? Abbiamo già ripreso 600 minuti. Cos'è? Io non riesco a gestirla, non so, non so che. Papi, ti passo un attimo il direttore. Aspetta, che io so, guardo davanti e indietro. Pronto? Se qui ci sta la base di. Pronto? Sì. Era precisa, era lei. Perché no, che la sensazione di buffo dietro. Sì, sì. È tanto emozionante. Uno credo sia il manager. E l'altro è un attore, non so se in realtà è un attore, è un compassivo che è omosessuale. Aia, comincia. Ma casualmente non glielo vogliamo fare un saluto ad Andrea Scaccomatto? Glielo vogliamo fare? No, non lo vogliamo fare. Ma file, ciao Andrea, mandami quei file anche quelle cose. Sì, però Andrea anche meno, Puccio? Puccio, dimmi. Ma ragazzi, ma io dico, va bene tutto, che abbiamo Rocco Siffredi qua in diretta, mi sta chiamando Puccio, qua vedete, Puccio, Puccio, direttamente dal Salento, e non vogliamo andare a mangiare una cosa? No, la marchetta del webcam! Stai facendo una marchetta in webcam! Alla locanda del Guercio, esattamente a... No, Puccio ti ha chiamato per fare la marchetta! Esattamente a Nardò Lecce, amici di Nardò, amici del Salento. Andiamo a trovare Puccio e dite, Puccio, quella canzone che hai programmato nello Zoo di 105 l'altro giorno era bellissima. Bravo. Grandi, amici. Ci siamo, apriamo, sì, qui si parte. Ti hanno chiamato. Ciao Puccio, ciao amici. La marchetta in web. Un secondo, siamo in onda, scusate. Io sono fatto. Hai fatto la marchetta in web. Ma mi ha chiamato Puccio. Oh, fammi la marchetta in web. Allora, quindi serve sapere da Palermo a Milano, parla bene, ride bene, vive bene, scoppa bene. Adesso la facciamo? Poesia, poi possiamo entrare Anna Pannocchia. No, prima è gay, perché quindi ci dire che siamo quindi cosa facciamo? Devi, Poppy, ti puoi mettere sta arrivando una, questa qua? Scoppa bene. Bellissimo gate, che non c'è, proprio devi spingere. Minchia. Quindi organizziamoci, cosa facciamo? Allora facciamo poesia del Dona, okay. Poi facciamo entrare il ragazzo gay, ok? E basta, perché il blabla basta. E poi quello dopo facciamo il domani. Ce la spagnolo bene. No, Anna Pannocchia lo terrena la seconda ora. Ce l'hai lungo, l'avevo messo. La poesia del Dona e poi. C'è la telefonica che è corta. Poesia del Dona, poi. Il bacio. Yoko Omo. Yoko Omo Mamomo. Yoko Omo Mamomo. E poi mettiamo un. Gran maestro! E poi mettiamo. Mettiamo un blocchettino, qualcosa? No, perché entra. Beh, potremmo mettere, fare le domande, Rocco i numeri e poi mettere i fatti della vita. No, 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 tre cose no. No, ciao. No, il mio amico che lo spiegherà. Facciamo entrare qua. Rocco dov'è? Vuoi, vuoi? Qualcuno gli ha detto che si aspetta una sorpresa brutta. Fai fare il patto a faccia. C'è una faccia che ti dica. Tu lo sai. Sì. Cioè, nel senso capito. Insomma, c'è questo. Eh? Luca, quello là, questo è te.
Guarda, c'è un po' di marasma. Anna Panocchia. Lo devo portare. Don adesso deve fare il. Ehi, don. Non sapere i fatti, non si sa mai, vediamo. Oggi non è uno zoo, è un circo. C'è di tutto oggi qua. C'è di tutto. Nani omosessuali. Non sperare, Ana. Nani omosessuali. Oggi ospite dello zoo, il grande Rocco Siffredi. Grande voi. Tu sei il numero uno del mondo. Perché? Perché tu vivi sta roba veramente con una rilassatezza incredibile. No, no, rilassatezza tutto gli puoi dire tranne che quello. Sì, perché lui la vive sempre così. Ma no, non è vero. Dopo capiamo anche i numeri, visto che Paolo ha preparato delle domande. Però noi adesso avremo un regalo per te. Il primo regalo. Il primo è un omaggio che fa Marco Dona, che scrive delle poesie bellissime. Ovviamente oggi è in tema. Dov'è Dona? 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 Uè, scemo! Dai, muoviti, vieni qui, cretino. Allora, Dona ha preparato una poesia. Il titolo è, scusa, Dona? Il titolo è, allora, lo vorrei lungo come quello di Rocco. Grande. Ok, ok. Attenzione, Pippo base poesia. Marco Dona recita Lo vorrei lungo come quello di Rocco. Caro amico tutto nero, sono preoccupato vero. Dugues d'oggi bregubado, perché ieri no sgobado. Ah, è doppia voce. Perché artistone. Son depresso, non lo vedi? Vorrei il cazzo di Siffredi. Caro amico, tu no triste, ma tuo cazzo sembra ciste. Non so proprio cosa fare, non lo posso un po' allungare? Se c'hai vuote le mutande, c'è una regola importante. Aia. Finale? Finale. Dimmi, amico colto, dimmi pure che ti ascolto. Uomo bianco e dando allegro solo quando a cazzo negro. Bravo! Allora, ho qualcosa da dire. Sì. Io in America, quando mi fermano i fans neri, mi dicono You are brother paint on white. Cioè, sei fratello dipinto di bianco. Sì. Ah, ma perché canta bene. Sì, perché sa rappare. Allora, c'è un problema. C'è un ragazzo che ha portato Ivo Abido. Allora, faccio una premessa. Allora, sì, no. Sì. È facile parlare di Rocco se sei una figa, sai, vedi ste dimensioni. Noi che lo invidiamo, si scopa tutte ste donne. Ma abbiamo mai pensato a chi gli piace qualcos'altro? Quindi a un ragazzo, come dire, una checca. Un ricchione. Un ricchione, diciamo. Cioè. Quindi lui, che è una persona estremamente intelligente, ha delle domande da porre a Rocco. Soprattutto lui sostiene che sì. tu sei potenzialmente gay. Io, non sono d'accordo. Ma che cazzo dici? Vieni qua. Si dice che siamo tutti un po' gay, no? Sì, però lui dice che secondo lui è impossibile che tu non abbia mai fatto un film con degli uomini. Allora, la verità, la verità. Dai. Tanti lo pensano perché a me piace farmi leccare il culo. No, è vero. Allora, facendoti leccare il culo, per chi? Per gli uomini. Tu sai che in America ultimamente c'è un dibattito proprio su questo. In Parlamento? No. Obama, me lo vedo Obama che dice allora parliamo del fatto che Rocco Siffredi si fa le carro il culo. Bravo. Allora Rocco ti risponde siccome io ero con Valentina Nappi in America ultimamente sì. un paio di mesi fa, James Dean, l'attore americano del momento, non gradiva che Valentina gli leccasse il culo sì. perché lui non voleva dare l'impressione che se no era gay. Ah. E quindi per gli americani un segno di omofobia, farsi leccare il culo. Ci sono degli uomini a cui piace anche il Però vitino. spenta la camera, se lo facevano fare. Quindi allora, la domanda dov'è? Siamo tutti un po' gay oppure è il piacere dell'ano, la prostata? Cioè, devo dirti che quando il mio urologo mi ha infilato il dito nel sedere per controllare la prostata mi ha fatto schizzare, mi è successo. Sarò frocio! Ai. Comunque qua non ci siamo, perché... No. Ciao, intanto presentati. Aspetta, un attimo, perché c'è una sigla, Marco. Prego. È l'unico sigla della... È la banana. Mamma mia, tu sei un misto tra me e Herbert brutto. Cioè sei la somma delle cose brutte. Te e Herbert brutti. Brutti, cioè se noi sommassimo le cose brutte mie di Herbert, vieni fuori tu. No, comunque ragazzi, io volevo fare questa premessa. Cioè, abbiamo iniziato già male. Posso fare una domanda? Mi avete presentato malissimo. Ma no, non è vero. Frocio, checca, sta. Tu l'hai detto. Ma come io? Tu l'hai detto, tu di quello... Allora, andiamo a fare un educational. Tu sostieni che noi siamo omofobi, giusto? No. No. Allora, no, io sostengo che tutta questa situazione...
situazione qua è un po' omofoba. Però prima stavo parlando con Rocco. Con Rocco. Puoi asciugarti la bava che e mi sono la bavetta inguinale. Che in effetti lui non è assolutamente omofobo. No. Perché no. Da quello che mi stava dicendo prima, mi piace questa musichina che è un po' thriller. per quello che mi stava dicendo prima, in effetti non è assolutamente. Ma vedi in culo! Hai capito che lo puoi aprire a metà questo per quanto è male? Ma aprire a metà. Mo sono arrivato io, capito? Aprire a metà, fare così. No, però tu. In realtà. Tu sostieni che lui abbia. Ma ce l'hai i peli nel culo? Io ce n'ho tantissimi peli nel culo, li vuoi vedere? Dire, no, lui sostiene. Cazzo. Lui sostiene, cioè tu sostieni che Rocco abbia fatto dei film omosessuali. No, io volevo dire che secondo me Rocco dovrebbe fare film omosessuali. Mm. Per esempio, tu ti immagineresti Rocco fare un film con Sean Diesel. Conosci Sean Diesel? Sean Diesel? Sì. Sean fratello Diesel. Ah, Vin Diesel, la versione porno. No, quello senza piombo. Allora, ragazzi, ma sapevate che Sean Diesel, il ragazzo di cui parla, che è la versione porno di Vin Diesel, gli è esploso l'uccello un anno fa? Sono già in lutto. Sangue. No, scusa, adesso spiegami come fa a esplodere un cazzo. Vabbè, hai esagerato con le iniezioni? Si è punturato, ha preso una piegata e ha spruzzato sangue in tutta la stanza. Quindi cambia adesso personaggio, perché lui c'ha l'uccellone grande. Mettimi una musichina di lutto, perché ti è scoppiato, gli è morto il cazzo. Tutto in nero oggi. Vabbè, quindi arriviamo al succo. Che ci piace tanto. Sì. Soccola. Esattamente. Soccola. Allora, il mio sogno, secondo me sarebbe una figata che tutti gli attori porno che c'hanno, perché l'attore porno è proprio l'emblema del macismo, no? Il macismo è un po' quello che poi ti porta all'omofobia, no? Dal macismo. Quindi che cazzo deve fare Cussù? Fammi capire. Rocco, prendila nel culo. Tutti tra di loro. Vuoi che lui, per diciamo così, sfatare il mito macista. Però che poi macista è quello che vedi tu e che purtroppo diamo come impressione. Tu devi sapere che noi tra di noi ci tocchiamo il cazzo fra attori porno, ce lo prendiamo per fare una doppia penetrazione. Non è che mica di un mito. No, vabbè, ma è la verità. No. Vero, quando fai le doppie penetrazioni, i cazzi stanno insieme. Quindi due è una anche di tre. Comunicazione per me, se io sto facendo un film porno insieme a te, uomo. Io mi eccito con lei, però vedo te come un'altra persona al mio livello. Quindi se il mio cazzo tocca il tuo e comincio a farmi i trip mentali ho toccato il cazzo suo, quindi sono gay, non lo fai questo lavoro. Lui se fosse gay non potrebbe fare questo lavoro. Scusa Rocco, quindi noi possiamo affermare tranquillamente che diciamo è una forma di educazione la stretta di cazzo fra... Bravo! L'uomo d'affari si stringe la mano. Devo dire che faccio sempre molta attenzione quando faccio delle posizioni dinamiche acrobatiche far uscire l'uccello fuori, perché mi è capitato più volte di avere dei partner dall'altro lato che non è che mi lasciano riprendere, mi prendono l'uccello e mi fanno una mezza sega. Ah sì? Il che dico, ma che cazzo fai? Però mi succede, chi è più abituato al tocchino, chi ci si abitua e poi chi ci si diverte pure. A proposito di mezze seghe, ragazzi! È arrivato Leone di Lernia di nuovo! Il potere di arrivare nel momento sbagliato. Sempre. Finalmente non mi sento solo. No, ma mi parli tra 3.000 cazzo, 4.000 cazzo. Sai che io ho una moglie che... Scusa Leo, vorrei ricordarti che questa è una radio nazionale. Parlando parlo di cazze tu, no? Poi magari aspettare la pubblicità e i pari di cazzi tuoi dopo? Non gliene frega niente a nessuno della tua presenza. Ti ha invitato qualcuno? T'ho invitato, giusto? Abbiamo fatto film pornografici insieme. Ma che cazzo vuoi fare con la pelle di Dino? Dai, levati dai coglioni, dai. Io non ho capito perché Leo appena arrivato si è messo davanti a me. Perché guarda che secondo me questo ormai è arrivato talmente alla disperazione che è disposto anche a prenderlo lì dietro, capito? Leone di Lernia, disperazione. Sì, vabbè, grazie, arrivederci, è stato un piacere. Dopo, domani, Chiamo io, manda sms, ciao. È colpa nostra, Marco, perché Leone gli è scattato allarme visibilità. Comunque, quello che diceva è interessante, perché in America quello che dice lui è molto sentito. In America c'è una divisione totale, il settore gay è gay, il settore etero è etero. Non c'è un mix. No, non c'è un mix. Da noi già, se uno fa gay, noi abbiamo avuto degli
degli attori che facevano trans, mm, e li abbiamo presi a lavorare con noi. Non abbiamo questa sorta di discriminazione. È un mondo, cazzo. È un cioè il sesso, ragazzi, e questa è un'occasione per me grande. Smettetela a parlare male dei gay, smettetela per i ragazzi che si sente ancora oggi, ragazzi a scuola che vengono discriminati, trattati, bravo, male. Cazzo. Ma questo è vero, lo sento di in primis. Cioè, questo fa schifo. Nel 2014, quasi 15, ancora parlare di ah, lui è gay, è una merda, fa schifo. Ma ecco, infatti, poi però, se volete però, pensare che Siffredi è frocio, sono frocio. Ma va no, bene così. No, ma, dai, no, no, dai. No, 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 questo no, perché sennò mi cade un mito. Però, visto che hai detto questa cosa, mi fa molto piacere. No, beh, la verità. Già mi piacevi moltissimo, adesso. Eccolo qua, lo sapevo io che ci voleva in ginocchio, dai, però la barba, attenzione. Ragazzi, sfaterò un mito, non mi fa sesso, vi giuro. Ma non ci credo neanche morto. Perché mi piace. Lascia stare il fatto che magari non ti piace, però l'idea di poterlo ciuppare, ero così freddi, pialletta, dai, non puoi dir di no. Ti giuro che no. Grande. Allora, per esempio, a me Moana Pozzi non mi piace, non era il mio tipo di donna, ma se fosse qua Moana Pozzi, fosse ancora viva e mi dicesse trombiamo, cioè, dai, vabbè, a parole sono tutti bravi, bello mio. Ascolta, gli entriamo dietro anche con le scarpe. Comunque, ragazzi, la cosa è seria. Allora, visto che Rocco ha fatto queste dichiarazioni, che apprezziamo moltissimo, allora la prossima iniziativa sarà organizzare un porn aid. Un porn aid? Porn aid contro l'omofobia. Quindi facciamo, Rocco, organizziamo un film. Però non deve essere neanche dall'altra parte troppo vittimismo. Cioè, deve essere. No, no. Deve essere. Perché sai che poi c'è chi esagera dalla parte opposta. Deve essere educativo. Ok. Bisogna fare un film dove tutti i più grandi porno attori, con l'idea fissa della figa in testa, se lo pinzano. Che schifo, se lo pinzano. Sarà molto difficile convincerli, però. Molto difficile. Ma sì, andiamocelo a pinzare tutti nel culo. Vabbè, c'è il presidente, signori! Alleluia! Non siamo in diretta, press, è tutto registrato, non si preoccupi. Lui non era così freddo, è tutto finto. Pare che il press ce l'abbia anche lui. Marco! Vabbè, scusate, ma le mie dimensioni nessuno ne ha parlato. Ma lo usi? Perché secondo me è cioè una roba. Lo vedi? Cioè, ma no, ma chiedo. I pensieri da terza media. Ma no! Allora spiegamelo tu. Cioè, non esiste nella coppia gay quello che fa l'attivo e il passivo, è un mix. Ma a lungo andare diventa noioso. Poi qui c'è lo scambio, l'interscambio. C'è l'interscambio, anche qui c'è la ricchezza del rapporto, cosa che viene. Io ho amici gay che sostengono invece che loro fanno la parte maschile e l'altro. Ma quelli sono ricchioni. Cosa cazzo? Come? Ma stiamo parlando tra uomini, è diverso. Senti, Rocco, allora noi abbiamo un'altra sorpresa. Cioè, lui volendo, se vuoi abusarne, puoi farne ciò che vuoi. Anche rimandiamo la prossima volta. Dopo abbiamo un'altra sorpresa per te, però adesso vorremmo riepilogare alcuni fatti della tua vita. Vai. Sei pronto? I fatti della vita di Rocco Siffredi. Andiamo. Questi sono i fatti. Che Dio ci aiuti. Lo sapevate che Rocco Siffredi ha iniziato la sua carriera di attore nel film Tarzan nel ruolo della Liana? Ah, no. Lo sapevate che Rocco Siffredi è l'unico essere umano che da vestito è del segno del toro, ma se si spoglia diventa dei pesci? Sì. Lo sapevate che la circonferenza del pene di Rocco Siffredi è stata adottata come misura ufficiale per i fustini del Dixan? Lo sapevate che Rocco Siffredi ha visto più buchi del signor Emmental e per questo è cittadino svizzero onorario? Lo sapevate che sulla sommità del pene di Rocco Siffredi c'è anche una piccola torre di controllo? Lo sapevate che il batacchio di Rocco Siffredi è registrato in prefettura come sfolla gente? Lo sapevate che Rocco Siffredi ha rifiutato un incarico del Ministero delle Infrastrutture come ponte sullo stretto? Lo sapevate che l'erezione di Rocco Siffredi è visibile dallo spazio ad occhio nudo? Ma gli astronauti la scambiano spesso per l'Appennino tosco-emiliano? Lo sapevate che per comprarsi la prima macchina, Rocco Siffredi ha lavorato per alcuni mesi come sbarra del passaggio a livello?
Lo sapevate che dopo un intervento di filettatura all'uccello, Rocco Siffredi ha trovato il petrolio in Basilicata incaprettando una collinetta? Lo sapevate che Rocco Siffredi ha recitato nel film Anaconda senza mai essere inquadrato in volto? Lo sapevate che Rocco Siffredi è stato contattato per girare il seguito di Gola Profonda che si intitolerà Polmoni Capienti? Lo sapevate che quando Rocco se lo scrolla, lo spostamento d'aria devia l'anticiclone delle Azzorre? Lo sapevate che gli uomini normali fanno l'elicottero con l'uccello, ma Rocco Siffredi è l'unico che riesce ad usare questo stratagemma per sorvolare il Pacifico? Lo sapevate che, dopo essere state con Rocco Siffredi, le donne consumano maggiormente le parti laterali delle scarpe? Come i granchi, cazzo! Che Dio mi aiuti. Grande Rocco! Grande voi. Allora, adesso a proposito di numeri, velocemente, Paolo ti farà una serie di domande proprio per capire esattamente in numeri chi sei. No? Esatto, allora, quanto c'è lungo te l'ha già chiesto Alan? Sono? 23. Ma 23 qualcosa? O... Bravo, bravo, io è lui un vero fan. Ma che bravo! 23 giusti, ma se c'è la figa che te lo fa esplodere, arriva pure al 24. Si spinge. Sì. Lo vedo, sai perché? Sì. Si slabbra tutto. Cioè, proprio lo vedo proprio. Purpureo. Sì, diventa purpureo. Bello cattivo. Allora, quante sbroffate fai mediamente a settimana? Sbroffate sarebbero schizzate. Esatto, cioè proprio... Manuali pochissime, spero... In generale, sempre... un numero... No, una al giorno come Dio comanda. Ok, quindi... Ma con tua moglie o in generale? Dai, ragazzi, bastardi. Poi questa è una domanda prudosa. Quante fiche asiatiche ti sei smontato? Pochissime. Pochissime, vedi? Pochissime perché in Giappone mi hanno rifiutato. Non c'è. Hanno pagato, no. Le case per... No, dicendo che ce l'avevo troppo grosso. Pagato per intero, sì. Aereo, tutto, E poi mi hanno lasciato a casa, ero in America. Però in realtà ne ho avute pochissime perché da noi non ci sono asiatiche e in America ce ne sono pochine. Adesso ce n'è una fantastica. Ma seriamente ti hanno rimbalzato per la grandezza? Sì, sì. In Giappone. Era una domanda. Ma guarda che è notorio che gli orientali ce l'abbiano piccolo. Ce n'è una fantastica. Però in Giappone perché, figone fa anche sì, perché in America le stesse asiatiche sono tutte belle aperte, ma aperte. Sì, sono dei giornali. Sì. Il massimo di donne che ti sei scannato contemporaneamente, proprio tutte. L'unico film orge romane di 20 anni fa, 100 ragazzi. Tutte insieme. A Salisburgo, sì. 100 culi per Rocco. Sì, no, era orge romane, il titolo originale, la versione italiana sarà 100 culi per Rocco. Ti dico, è stata un'esperienza pazzesca perché io ho fatto solamente 3-4 minuti a ragazza. Ci ho messo 8 ore a fare tutto il giro, tutte a Margherita in un locale di scambisti a Salisburgo. Tutte a Margherita, c'è però. Un orologio di cazzo. Però, no, ti dico, la cosa pazzesca, lo sai cos'era? Ore 3. Pazzesca è che tu passavi da un gusto a un altro. Un gusto? Sì, c'era anche che un po' di gusto di pesce, un po' di gusto particolare. Cazzo, eri un pentolone di cozze, c'era scusa. Un po' di, no, c'era un po' di tutto, credimi. Allora tu passavi da una in cui non volevi lasciarla cosa più. Cosa hai scopato un impepato? Per passare su un'altra che era un pelino e lì ho dovuto far finta che ero tutte uguali. Non è stato molto facile. Ah, okay. Cazzo, non mica fa 100. Ultime tre domande. A che età la prima scopata? La prima scopata molto tardi, con una mignotta, però la prima vera. Ah, la mamma di Spine! Prima, no. No, prima della prima tante seghe. No, proprio la prima, a che età? La prima volta che l'hai infilato dentro la barbogia. 16 anni. 16 anni, ok, quindi siamo tutti in linea. A che età il primo culo? Ah, quello è arrivato molto dopo, penso in un film porno. Quindi sì. Si parla, avevi già... 20 anni. Ma è stata un'esperienzona... Pazzesca. Ma all'epoca... Tu devi sapere che all'epoca, quando ho iniziato il porno io, si faceva solo 35 mm e andava di modo solo, molto le orge, non c'era doppia anale e tutto ciò. Però l'anale quando veniva fuori era proprio la ciliegina sulla torta. Clamorosissimo. Sì. La torta al cioccolato però, sì. Perché in quel caso... Allora, a questo sì, punto... non c'era la preparazione anale che c'è adesso. Ogni tanto veniva fuori la sorpresa. Il famoso totano. Comunque andiamo avanti. L'ultima domanda, a che età il primo pompotto? Primo pompotto, te l'ho detto, è arrivato molto prima.
quindi verso sempre in linea con la prima no verso i 13-14 perché andavo avanti di seghe a pompini, quindi le ragazze tanto petting. Aspetta, state ascoltando Radio Inghilterra, Radio London. Ok, a posto, questa era Rocco. Posto? Senti Rocco, allora dopo la pubblicità abbiamo una serie di sfide, ce n'è una abbastanza nauseante, ce n'è una molto divertente e ce n'è una invece che ti invidierò di brutto. Ok, quale vuoi per prima? La nauseante. Torniamocela dai coglioni. Va bene, perfetto. Allora, torniamo tra poco con Rocco Siffredi nello Zoo di 105. Il programma che non piace si ferma perché abbiamo superato ogni limite. Ma se ci fosse qualche donna super eccitata dopo aver ascoltato Rocco Siffredi, è pregata di presentarsi qui da noi verso le 17. No, vabbè, ma figurati. Siga! Comunque l'intenzione era quella, per dire quella roba. Durex! Ehi! Tieni Durex! Questo mi gira intorno, questo non ti deve farmi qualche schizzo. No, assolutamente. Tu pensi che io, tra me e me, mi stavo dicendo molto questo testo di ghiaccio. Meno perché eri in palestra, sennò ti tirava un po' più lungo. Mi hai liquidato, poi mi hai fatto un po' culo perché comunque devi venire qui. No, però io ero, sai che tante volte non ti ricordi, ero allora ho detto, ma magari, però poi quando ho chiuso, quando tu hai detto, no, ho comprato la mia base, volevo dire, ma che cazzo me ne frega a me della tua base, cioè questo era l'idea. No, anche perché tanti personaggi ti citano la barca, impazziscono. Paolino, posso chiederti una cosa? Oggi compie 40 anni e Mona, Paolo Noide, sabato 29 al Jasmine, Nevi, Viterbo, Lello Mascolo, domenica 30 all'Imperia. Masha, senti, allora, sono 40 anni e per 40 anni ci vuole veramente un per 40 anni ci vuole un bel regalo da 23. Oh, esatto, quindi gli auguri che mi fa Rocco Siffredi. Allora, Masha, tanti auguri e sappi che raggiungi il tuo traguardo, perché tu da oggi sarai mille. E le MILF sono quelle che danno di più, è più maiale, le più forte, quindi Masha, mi raccomando, vivitela come devi vivertela. Zero inibizioni, prendili e distruggili. Ok, vai. Alessandro, capito? Mi raccomando, stasera con Masha, ciao, grazie. MILF, Rocco, dicevo, ma tu te lo fai diventare duro così? Un attimo. Sei abituato a una cosa di violenza. Ma diciamo che da ragazzino era il mio difetto, quello che mi rendeva anche un po' imbarazzato, mi presentano al cuffè al mare, il costume, piacere, piacere, insomma, all'epoca tutti attellati, adesso c'è quelli un po' più bermuda popolare, però diciamo, ancora adesso, se io so che devo fare una scenarda, cioè io mentalmente mi sono eccitato con l'idea che è un po' come tu quando vai a prendere la tipa a casa. Sono fuori a fumare la maggior parte dei ragazzi. Ciao Anna, come stai? Allora ragazzi, non so se mi state sentendo, però andate anche su questo indirizzo zooevento.ilsitodellozoo.com e poi nella schermata dopo del vostro browser mettete anche zoostore.it. Speriamo di essere andati in onda. Fino al 18 gennaio, quest'anno il Natale è una favola. Scopri il centro più vicino a te su skyline.com. Grazie Paolino, ti piace? È bella, è tanta roba, l'ho messa così a caso. Malaria? Marco, provato, non funziona. Allora, Marco, come la... No, era tranquillissimo. Senti, allora, adesso dopo il disco, cosa facciamo? Entra Anna. Anna? Abbiamo preparato, c'è qualcosa per Anna? Dopo Anna, Santina.
Quindi c'è la sigla, giusto? L'hai messa in sigle? No, in scene. È una sigla? Sì. Con importanti conseguenze sulla loro vita. Allora, siccome lui è abituato a tutte queste modelline, eccetera, eccetera, farà un corso per le posizioni di quelle leggermente più sovrappeso, capito? Qua? Sì, senza non nuda, è vestita. Però, e io restando in io. Te lo spiega lui, quello, così quando torni dal tuo fidanzato, cazzo, c'hai l'esperto degli esperti. È lo stronzo di Ivo Avido. Papi, si può vedere adesso lo streaming qua? Devi spiegarglielo, Dan. Sì, sì, poi glielo spieghiamo. Ok. Allora amici, c'è una signorina che si trova a Miami in questo momento che vi consiglia di andare su Zoo. Ma se sta guardando... No, di andare anche su zooevento.il sito dello zoo.com. Ma se sono su... E no, non sono su 5, quindi è tutto un casino. Ma infatti tu avevo... Capito? E come ho detto prima, poi cliccate su un'altra pagina internet. E tua moglie è ben estranea. Mi riconosce. Qual è il problema? Sua moglie, sua moglie. Comunque... Sì, ecco. Sì, adesso faccio il giro io. Vai, cagare. Hai in ritardo! Ma non così in ritardo di un secondo! Catch me, I'm going dillo tu, dillo tu. No, dillo tu. Come è finita la puttana? Dillo tu. Bravi. Andiamo noi. Ragazzi, sì, ma tienila dentro. No, per far fare le telecamere. Vabbè, tanto me l'hanno già vista. Quindi adesso. Oh, liberati lì, Alan. Mi va le sedie, sposta qui. No, magari riparte o cosa le facciamo fare poi a sentire al telefono? Telesega. 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 Allora facciamo, no, poi telesega. Allora, Alan! Quando chiamiamo Santina, devi dire amore, è l'unico modo per farmi tornare sulla terra. Fare. Sì, sì, sì. Dopo quando facciamo la telesega ti registriamo. Mi raccomando Pippo, quando facciamo la telesega, quando facciamo la telesega, leva il sub che registriamo la voce di Rocco per gli scherzi. ma quella telesega fa proprio. Ma è tutto tutto. Non parlare che sono le telecamere qua, dopo ti racconto. Ti ho detto quando lo incontro glielo devo chiedere. Già capito tutto, Dai, Pippo, dillo tu, dai. Ah, voi dovete sapere che io, nonostante faccia questo lavoro da 30 anni, ho ancora la mia compagna che mi rompe i coglioni mentre sono in diretta e manda i messaggi a Pippo e robe. Ma non potevamo dirlo prima all'inizio, scusa. Ma non posso dire che siamo in diretta anche su zooevento.il sito dello zoo.com. Facile poi da ricordare. Ma è facilissimo. Zoevento.il sito dello zoo.com. È facile, quello vicino al sito zoevento.it. Senti, mi date 30 secondi, ragazzi. Vai. Voi non avete capito una roba, che per me lui è un idolo, è triplamente un idolo. Perché lui è... Ragazzi, lui è di Chieti, è della provincia di Chieti, è di Ortona. Cioè, noi di quella zona lì siamo stati tutti un po' benedetti. Vi ricordate il tipo di cui vi parlavo, quello che c'ha la barca lì a Miami, di Ortona? Quello pelato, muscoloso. Ah, il tuo amico Ricchione. Ma non è Ricchione. Ah, quello lì, di Ortona, pure lui. È di Ortona, si chiama Tommaso, non so se lo conosci. Ma è possibile che ce ne sia uno solo? Favini. Vabbè, allora facciamo i cognomi. Ritiro tutto. Ortona è una scorrea, ma non è Ricchione, anzi, cioè. Comunque, la domanda mia era: perché a chi tanto e a chi niente?
Eh? Come mai? Eh? No, non parlavo per me, un amico. Perché a te non ti hanno tirato fuori quando sei nato dall'uccello. Vedi, tanto Rocco, se vedi sua moglie ti diventa tossico. No, non gliela far vedere! Mamma mia, no. Ecco, quella guarda, io pagherei per vederti chiavare sua moglie, sì, perché è di una bellezza. Ma vedere me o vedere lui? No, lui, che cazzo, te mi fai schifo. Che cazzo mi ridà dopo? Però vedi, fare l'attore porno ai suoi livelli è troppo facile, no? Cioè, avere le figone che ti arrivano in studio, una più figa dell'altra, puoi dire sì, quella ce l'ha che puzza. No, cazzo, io ho scopato veramente di tutto, di più. Benissimo, ma non credo. Ma per i col cuore, perché per me le donne sono tutte donne. Bravo, e a tutte trovo qualcosa. No, è vero, non sei è. Sei sicuro? Ora, mille per mille. Bene. Te lo posso dimostrare anche qua. Adesso! Allora, signori, voi che siete all'ascolto della radio non la potete vedere, ma sapete chi è. La conoscete. Abbiamo invitato qua in studio, se volete vederla dal vivo andate su, com'è che è, zoevento.it, il sito dello zoo.com, affanculo Stefania. Siamo anche in streaming sul sito di... Quello, l'altro è una merda. Okay. Allora, abbiamo invitato qua in studio Anna Pannocchia, con cui tu, Rocco Siffredi, dovrai inventare nuove posizioni per le donne che sono leggermente sovrappeso. Come no? È troppo facile con quella gracilina. Esatto. Allora, diciamo, è come quando fai il corso per guidare le auto sportive. Allora, ragazzi, esistono e c'è il pro, il contro in tutto, ma bisogna prendere sempre il lato positivo di ogni cosa. Qua è difficile. Secondo me, mettersela sulle spalle, sulle braccia, è un po' complicato. Sì. Perché rischiate di avere una mancanza di erezione. Però ma per quale, perché ti mancherebbe il sangue? Il fiato. Tanto salutiamola. Poi, ciao a tutti, Anna Pannocchia nello zoo, una figa pazzesca, signori. Io credo sia una delle più grandi attrici italiane, grandi, tra l'altro sicuramente grossi, grassa. Già con lo sguardo che ha, con gli occhialini, già la metterei in ginocchio e gli farei sentire la pannocchia. No! Senti Anna, ma tu sei fidanzata? Sì, ma purtroppo. Però mi piace. Però onesta, se non fossi fidanzata, glielo mangeresti a Rocco? Non si può dire. Vabbè, si può dire, non è che lo devi fare. Dai, proviamo a mangiare, no, dai. Una palpatina, però gliela dai. Cioè, giusto per tornare a casa e dire: mamma, annusami le mani, l'ho toccato a Rocco. Adelaide, se vuoi puoi tastare, se lui, Come no? Facciamo. Vai, attenzione. Pure io, vai, vai, vai. C'è Rocco che sta masseggiando le tette ad Anna Pannocchia. Mi sta venendo duro, ragazzi. È partito l'applauso collettivo dall'altra parte del vetro. No, sta tirando fuori il cazzo. No, piano. Rocco ha sbottonato i pantaloni. Rocco ha tirato fuori l'uccello, signori. Rocco ha tirato fuori l'uccello. No, vabbè, ma sai che è come vedere il Papa. Ragazzi, ho ricominciato a vedere. No, lei non vuole, ma io ti dico, me lo fa diventare duro. Guardalo. Ma perché guarda, ho sentito, guarda com'è diventata rossa. Poi continua a mettere la mano. Vai. Com'è? No, ma lei tira la mano dietro. No, tirare fuori. Dai, Anna, fai vedere chi sei, Anna. Ma come hai paura, mica morde? Dai. Non è l'anaconda del film, Anna. Allora, aspetta, voglio fare una domanda a Rocco. Minchia, ragazzi, cosa ho visto? Ma sembra un tubo dell'acqua. Ma che cazzo hai? Ma davvero, ragazzi? Anna, vieni qua. Com'è? Cioè, rispetto agli altri che hai visto nella tua vita, o toccato nella tua vita, com'è? Ma anche io ho visto robe. Voi umani non potete immaginare. No, ma perché ti spiego. Io ho una certa sensibilità. Sì. E sento e vedo nei suoi occhi che è una a cui il cazzo gli piace. No, era quello che vuoi dire. Siccome gli piace il cazzo, essendo io molto generoso, a me piace dare piacere, ricordo. Che bella cosa. Un uomo per essere un top amante, deve essere generoso. Basta. Se non hai l'uccello, mettici altro. La donna si accontenta, falla ridere, falla divertire, sorprendi la fantasia. E sono sicuro che resterà contento. Ha ragione su questa cosa. Poi
tutti i problemi fisici, io ho una tecnica, sì, riesco a sviluppare una parte sua che mi piace, anniento tutto il resto. Cioè, ma mentalmente? Mentalmente. Hai visto gli orecchini? Mentalmente, però devo dire che è bastardo. Però devo dire, di lei mi piace molto questa sua passività. Lei è una super schiava, la vedo, sì, è sottomessa, quindi la vedo, qualsiasi cosa gli fai, anche se dice di no, io sono sicuro che lei... Ma tu te la chiameresti adesso? Subito, la dobbiamo fare. Veramente. Facciamolo, dai, ti prego. Ragazzi, poi chiudiamo. Chiudiamo lo zoo, eh. Voglio chiudere. Vabbè, io ci sto, io mi assumo la responsabilità. Se Anna ci sta, io non voglio. Telecamere, microfono, mi dissocio. Quanti chili sei? Scusate. Più di 100. Allora, più di 100. Io 105, spero. Allora, c'è stato un periodo in cui mi dicevano dalla VTO Teresa Orlowski: Rocco, c'è una ragazza a 180 kg. 180 kg, veramente enorme. Che ti amava la follia. No, mi ha detto: abbiamo un'attrice così, ma non troviamo attori che riescono. Io è proprio più forte di me. Quando c'è una limitazione, dico: ci devo provare. Ugualmente mi avevano dato. Signore e signori, io proporrei un applauso. Apri tutti i microfoni a quest'uomo che è un mito. Rocco Siffredi, il numero uno del mondo. Allora, se tu vuoi, magari in bagno, non lo so. In bagno, dai. No. Cioè, un assaggiatino. Ma dai, assaggia Anna, sto cazzo! Anna, quando ti capita di nuovo una roba del genere? Devo dirti una parte che... No, lo voglio ringraziare, ma... Passi? No, dai! No! Sei sicuro? Allora, facciamo così. Facciamo un bel sedere, eh? Guarda quanto è bello grosso. Vai, Rocco, guarda, qui i miei 23 centimetri, ne perdo una quindicina solo per arrivare libero, eh? È diventa normale come il nostro. Anna. Ne perdo una quindicina. Hai 40 minuti per pensarci. Eh? 40 minuti. Nel frattempo noi vogliamo fare un'altra sfida. Allora, devi sapere che esiste una donna che è nel nostro programma da tantissimo tempo, ma non sa di essere nel nostro programma, che ha 75 anni. Sì. E lei è vittima... Passato pure quello, non preoccuparti. Allora, no problem. Lei non sa nulla, cioè lei purtroppo non, grazie anche alla complicità di suo nipote, non sa di essere la protagonista di centinaia e migliaia di scherzi. Si è sposata con lui. Com'è? È innamorata di lui, l'abbiamo truccato da vecchio, lì abbiamo detto cazzo dai, qua ci sgama. Invece niente, è andata avanti. Quindi adesso lui, stiamo dicendo che l'hanno arrestato e l'hanno messo in una capsula spaziale. E l'unico modo, adesso le diremo, per farlo tornare sulla Terra è fare una telesega con te. Ok? Vai. Allora com'è contento? Allora, mettiamo la sigla, poi la chiami in diretta, ok? Oh, prepara il pollice. Ma io pensavo che me la portavi qui. Aspetta, rifai. Vabbè. Cosa? Pensavo che me la portavi qui la 75. Cioè, voglio scopare, Rocco? Ma se vuoi scopare, c'è. Chiama mia nonna, dai! No, sigla, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta. La vera sfida non è fra lo Zoo e Rocco Siffredi. La vera sfida di oggi è far incontrare il mito del porno e la vecchia più vogliosa d'Italia. Sono calda e ho sempre voglia. Sì, perché Santina, nonostante i suoi 75 anni suonati, sostiene di essere troppo calda e sempre pronta. E allora, che cosa succede se la mettiamo in collegamento telefonico con il maestro del porno italiano? Cosa potrebbe accadere? Dove potremmo finire? Lo Zoo di 105 presenta Rocco Siffredi versus Santina. Pippo, prepara la censura. Riscalda il dito magico perché oggi sarà il giorno del giudizio. Attenzione. Bastardi. Allora, la chiamiamo in diretta, Alan, parti tu, glielo presenti. Io la volevo anche scaldare perché alla fine sennò... Dai una scaldatina veloce, sì. Però poi devi dire che lui è il generale Rocco. Ok. E che Rocco è l'unico modo per farti tornare libero, ok? Occhio, eh? Scusati con la gente, di che siamo in diretta. Sì, scusate. Amore! Ciao, amore mio. Il mondo non si è fermato mai un momento. Amore, ascoltami un attimo. Io ho un problema. Sono qua nello spazio e non mi vogliono lasciare libero. Perché, e come mai? Perché qui c'è una persona abbastanza cattiva, si chiama Generale Rocco, no? Lui è famoso per il suo manganellone. E praticamente per liberarmi dovresti. Devo chiamare il giudice di pace. Ma va, quello no, serve per quell'altra cosa che c'è in ballo. No, lui dovresti fare del sesso telefonico.
Allora? Puoi farlo, così mi liberano e vengo da te? Ma certo, amore mio, io faccio di tutto per te. Però devi essere cioè devi farlo veramente, perché loro hanno... Te lo giuro, amore mio. Loro hanno una tecnologia che ti vedono in casa e capiscono se stai mentendo. No, te lo giuro, io non mento, no? Non sono bugiarda. Allora te lo passo, liberami, amore, liberami, liberami! Sì, ti libero, amore mio. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Io sono la moglie di Aldo Basso. La moglie di Aldo Basso, quanti anni hai? Come? Quanti anni hai? Quanti anni ho? Mm-hmm. Dunque 76. 76? Ma da quanto tempo è che non lo prendi? Come? Da quanto tempo è che non fai l'amore? L'ho fatto ieri con mio marito. Ah cazzo, gli dai sotto allora? Si ricorda, non so se l'ha sentito ma... Sì, è vero amore! Ieri l'ho fatto l'amore... Al telefono. Per telefono, sì. Ma io devo sentirti. Io voglio che mentre facciamo questa telefonata mi fai drizzare il cazzo. E lo devi veramente sentire. Un pochino più forte perché non si sente bene. Non si sente bene? Non sento bene qua. Non senti bene? O che ho il telefono che non funziona bene. Mm. Perché stanno mettendo a posto i telefoni adesso. Ma come ce l'hai sotto? Come sei? Come sotto? Sei bella piena ancora? Ma certo, come una giovane da 20 anni. E ti piace, ti masturbi ogni tanto? Come? Ti masturbi, ti tocchi? Cosa sarebbe? Ti metti le dita dentro, ti tocchi certo. Il clitoride? Ma certo, quando ho voglia, per forza, cosa devo mettere? No, metto anche il coso che mi ha dato mio marito. Metti anche il vibratore? Sì, è un tipo di gomma, non è di... Quanto è grande? Quanto è grande? Oddio. Non tanto grande, dai. Non tanto grande. Insomma, giusto, normale. Normale. Senti, ma il sesso anale ti piace? Come? Sesso anale. Suonare? Il sesso anale nel culo, lo prendi? Senti, qualche volta sì, ma se c'è mio marito lo prendo. Solo con tuo marito? Solo con mio marito, ma... E con me non lo vorresti fare? Sono sola, soletta e non ho nessuno, ho solo mio nipote, Alessandro. Ma Alessandro è bloccato, non lo facciamo uscire se tu non me la dai. Oddio, bisogna che chieda a mio marito prima. Devi chiederglielo? Amore! Dimmi. Amore, sì, fallo, dai, inizia, metti la mano sotto, dai. Dai. Va bene, dai. Ma tu sei contento, io? Sì, sì, amore, basta che mi liberi, è un casino qua. Ci sono gli extraterrestri che mi inculano. Dai. Sì, dai, allora facciamo. A cosa pensi? A cosa pensi? A cosa pensi? A che cosa penso? E che cosa penso? A mio marito, Aldo Basso. Alto Basso. Io sono una monocoloide. Monocoloide? Esatto, appunto. Senti, ma come sei? Bionda, bruna, come sei? Sono un tipo di castagno, no, rossa di capelli. Sono un tipo di castagno? Un castagno bello. Ma ci pensi ogni tanto a qualche altro uomo a parte tuo marito? No. Dai. Solo mio marito. Solo tuo marito? Perché le voglio tanto bene, il mio amore. Ah, bello l'amore, bello. Ma non ti piace ogni tanto essere più porca, lasciarti andare? No. No, eh? No, guardi, io preferisco farlo da me stessa. E sento che ciò che mi ha regalato il marito. Ma quando ti masturbi, pensi comunque a tuo marito o a qualcos'altro? No, penso solo a mio marito. Bravo, voglio bravo. Bene da morire. E poi cazzo, ma sì. Tante cose che io ho fatto con mio marito, il pompino, e ho avuto un bambino che si chiama Mandy anche. Dal pompino tu hai avuto il bambino? Sì. Solo dal pompino? No, io, l'ha avuto mio marito, il bambino. Ah, non ho capito. Mandy. Non ho capito, parlavi di pompino, mo di bambino, non riesco più a capire. No, ho avuto un bambino. Sarebbe mio figlio. Ok. Si chiama Mandy. Ok. L'ha avuto mio marito. Mm-hmm. Senti. E io l'ho fatto un pompino al Tarego. A chi hai fatto il pompino? A mio marito, Aldo Basso. Senti, vabbè, sei troppo romantica. Devo dire, è molto bello, è molto bello, è molto bello. Ho fatto anche quando mi sono sposata. Sì, amore, dai, zitta un attimo, scusa, eh. Rocco, qua ci devo pensare io, non ho capito. Ci devi pensare tu. Amore, è troppo romantico. Dai.
Minchia, ho battuto Rocco però, eh. Ah. Ah. Dentro e fuori, dentro e fuori. Dentro e fuori, amore. Ah. Ecco. Vieni. Dentro e fuori, amore. Ecco, dentro e fuori, dentro e fuori. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Ecco, sto vedendo, amore. Grande Alan. Grazie, grazie. Alan Caligiuri versus Rocco Siffredi, 1-0. Grandissimo. Sì, io mi faccio le vecchie, lui si fa gran figa. Senti, no, tu volevi invece ricordare, torniamo un attimo normale, io sto male, quando hai detto che c'hai i capelli color castagno. Ma che cazzo, piegati da ridere, poi con orgoglio, sono monocoloide. Vabbè, c'è un evento importante invece che volevi ricordare, giusto? Ken? Ragazzi, io sto per partire, vado, sì, adesso, come esco da qui a Torino, okay, Salone dell'erotismo a Torino, che sono 7 anni che manca. Quindi abbiamo organizzato una vera figata. Dov'è? 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 Torino. Dove esattamente? Direttamente al Grande Lingotto. Mica, gli metti le ruote sul cielo, può girare anche in tondo sul circuito della Fiat. C'è la cazzo rotaia. Abbiamo anche un bel casting, iniziamo anche lì a vedere un po' di ragazzi per portarli a buio. Fantastico. Ma cosa succede oltre questa cosa del casting in questa Fiat? Tanta figa. E poi tanto erotismo, spero. Purtroppo in Italia non si può chiavare. No. Però non si può perché rompono i coglioni. Vabbè, lì perché? C'è perché siamo sempre così, si può fare tutto, ma poi in realtà non si può fare. Sono gelosi in Vaticano, voglio farlo solo loro. poi non ho mai capito questo. Non è un problema che una donna si infili qualcosa, ma se un uomo tira fuori qualcosa è un problema. Sì, è sembra quasi che l'uccello faccia più paura della patata. Ma è vero. Non so per quale motivo, ma solo in Italia. No, è vero, a me i cazzi spaventano. Anna, scusa, c'hai pensato un attimo? Hai ancora tempo, eh? Cioè, dai, Anna, dai. Ti va sta esperienza, eh? Dai. Una mangiatina. Una parecchiata, dai. Ma proprio una boccatina. Una proprio boccatina, dai. Così, dai. Un bacino. È come baciare un bambino. Guarda, se vuoi facciamo veloce, te l'appoggio in bocca e schifo. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità. Tu ci pensi, Anna? No. È indecisa però, c'è sta faccina da furbetta. Dai, fatti ammazzare. Ma le sorprese non sono finite. Fatti ammazzare. Le sorprese non sono finite, dopo la pubblicità abbiamo una bella sorpresa. Una bella sorpresa. Cioè, bella anche Anna Pannocchia, per amore, io ti ho invidiato tantissimo. Comunque, rimanete con lo zoo tra poco con Rocco Siffredi, vai. Il programma che non piace si ferma perché abbiamo superato ogni limite. Ma se ci fosse qualche donna super eccitata dopo aver ascoltato Rocco Siffredi, è pregata di presentarsi qui da noi verso le 17:30 per un aperitivo di lavoro. Grazie e a dopo. Le piste oggi sono spettacolari. Ma io sarebbe Dammi una guida, finisce già le BCSI, sai quando te ne vai, Ma tu come fai con ogni persona che parli ti parla del cazzo? Cioè, ma sai che tu di cosa parli? Quello però è che, ma tu pensa lui che palle che tutti dicono le stesse cose. Vabbè, è diventato ricco col cazzo, scusa. Ho capito. No, cioè, come se tu incontri solo dei centimetri, non del peso. Io una volta ho provato a passare un cazzo, pesava 250 grammi. Il cazzo era un filetto. Ci ho mangiato da 2 giorni. Gli arrosticini. No, comunque, vedi la vita. Avrei perso il minimo 10 kg. Vabbè, com'è stato? Che emozione è? Ma sai che io sono andato di là? Abbiamo in mente. Ho fatto l'esplosione. Adesso arriva il bello. Adesso arriva il bello, No, adesso arriva il bello. La colonna sonora. Non ho capito, questo. Riscalderà le tue giornate. Che cazzo vuoi? No, oppla, oppla. Andiamo a fumare. Dai. Un altro po' di water. Tu sei rimasto sconvolto? Su Santina me ne sono andato, mi ho fatto la dichiarazione in telecamera. Io mi disposo da questo blocco, sono fuori dalla diretta per evitare denunce. Tu sono rientrato. No, ma tanto cioè, non è che gli affetti sono in sala. Infatti, il Rocco è stato discreto perché.
È grosso? Come si vabbè, oh, quella Rocco si freddi, non è che sei imbarazzata? Bollettino meteo, per quest'inverno si prevede pioggia, ma neanche noi lo sapevamo. Ma neanche noi. No, non era una cosa problematica. Perché Rocco si freddi, cioè se non lo fa lui, cioè, per lui è una cosa abbastanza naturale mettere i cazzi in mare. Ma che poi hai visto come si è subito eccitato? Perché è subito in un secondo un cazzo di legno. Un attimo, poi sto cadendo anche se non è più tutto. Cosa devo fare? Ho voluto pure in un secondo di cioè hai detto un cazzo di cioè, ma lui è già così, poi, poi si trasforma. No, che professionista. Sei in onda, Cristi. Come c'è un onda? È in onda. Ora viene come si aspetta dal 1° maggio al 31 ottobre sarà un'occasione unica al mondo per tutti noi. Che, non era preventivata è precipitata un attimo. In realtà lei doveva fare l'intervista con Rocco Siffredi e mimare due posizioni, cioè era quello che noi pensavamo, poi in un attimo cioè lui è, ha sbirrutato la matassa, cioè proprio in un secondo e mezzo, tanto andrà tutto nel dimenticatoio, non ti preoccupare, che è stata tutta finzione, tanto siamo in radio, non ci vede nessuno, queste non sono telecamere. Chi? Telecamera con la manovella, ma telecamera è solo per fare le foto, la finzione scenica. Per fare un po' di foto con lui che fa le telecamere. Per il weekend del tennis italiano a Genova il 6, 7, 8 dicembre al 105. Ma andiamo in televisione una pannocchia che impasta l'anaconda. Lotteremo per il primo posto in classifica del girone. Siete tutti invitati questa sera a Milano a vedere la Quasimodo Basket Team. Sono sicuro che giocherò tantissimo questa sera, tra i 2 minuti e 2 minuti e mezzo, ma non è importante. Perché darò spazio a quelli leggermente più alti di me, intorno ai 2 metri, 2,05 metri. Cosa serve? Essere alti in uno sport della pallacanestro, giusto? Ragazzi, vi aspetto questa sera. Non mi ricordo mai dove cazzo siamo, la via qual è, perché è tutto nuovo. Però via Pozzo qualcosa a Milano. Sì, vabbè, si girano vabbè. Tutta la città a cercare te. Via Pozzo, via Pozzo Bonelli, una roba del genere così. Via Pozzo Bonelli, mi raccomando. Aspetta, vediamo. Ma prepara. Brian! Ragazzi, signori, attenzione, ma qui stiamo dimenticando un'altra cosa fondamentale. Io che non voglio mai far troppe marchette, ma domani esce un disco incredibile di Paul Bryan, Crack, che abbiamo messo oltretutto oggi in apertura del programma. Ma basta. Applausi. Non lasciatemi mai davanti alla telecamera che è la fine. Cioè, non mi devi lasciare. Vai a farti un giro, vai in bagno. No, ma ha detto Davide di Lebbia, stai qua e fai. Commenta. Continuo? No, lascia stare. Schermo. Ma te lo merisci per Natale, mamma. Vediamo. Che altro c'è? 259 euro. Sì, avviso per Stefania, la moglie di Mazzoli. Sì, adesso ci chiudono. Se ci chiudevano, dovevano chiudere prima. Non oso immaginare dopo. Ah, vediamo, vediamo, vediamo. Dino, Dino, Dino. Sì. Sì, esatto. Grazie un attimo che carico un po' di diretta che faccio anche un po' di mestiere lavoro, eh? Allora facciamo questa qua. Quello ha già deciso che la fanno scopare, la fa scopare adesso, te lo dico io. Io te lo dico. Così tu lo sai, sono a posto. Abbiamo dei. Non abbiamo dei. Dobbiamo fare dei teli con sopra scritto censura, due teli. E per la censura. Se non ci sciolsi. Ma non possiamo, perché. Non è conoscere. Ma possiamo dire il nome, eh? Dai, ragazzi. Si può fare? Sì. Guarda che sono le cicche che ci hanno fatto. E vi rendiate conto che questi esami sono esami di riparazione. E io sono uno che boccia. Boccia. Bo, bo, boccia. Super Fra, bravo. Non me lo meno più. O per lo meno. Meno, meno, più. Bocciato. O per lo meno. Meno, meno, di meno. È certo.
Zodiaco del 105. Più meno meno, meno più vengo meno. Non venir più meno, no, meno meno, più. Oh, per lo meno, meno meno di meno. Corre subito sotto. Bocciato. America non è a casa. Ma non c'è una coperta, un lenzuolo? Sai che sarebbe bello mandare comunque Luca giù con un microfono a sentire i ragazzi che cosa vogliono dire a Rocco. Ma non c'è tempo, ragazzi. Questo deve farsi la sgaloppata adesso. Ma che sgaloppata si fa? Ah. Cosa? Quello? Sì, sì, galoppa. Sì, sì. Porco dia! No, se lei... Ma se quella ci sta, e ci starà. Oh! Ma siamo in diretta, ragazzi, con vabbè, il... ragazzi, io sanno. Oh. Oh. Andiamo giù le tende e picchiamo. No, non ti preoccupare. Non tu, Anna. Stai serena. Anche perché è un tentato omicidio quello. Siediti là che poi ti facciamo salutare, dire che saluto il tuo fidanzato. Ma sai che gli manca alle finestre veramente il bosco verticale? Perché c'è gli alberi in fondo. Chi? Il cazzo di Rocco. Senti, lo vendono a 30 milioni al metro quadro. È venuto su Davide di Lernia. Mi fanno, non ho fatto apposta, che non riuscivo a toglierlo, è sempre inquadrato, è talmente grosso. Ma se si frizza l'immagine lì, cazzo. Allora, il buffering si ferma il cazzo. Gli occhi ne mettiamo, praticamente entra Rocco. Per adesso mancano. Non li mettiamo, andiamo. Vabbè, tieni lo scherzo telefonico in caso di. Ok. Abbiamo il microfono portatile? Bravo. Ci vorrebbe lo scotch, dovremmo iniziare a chiudere. Ora l'accendo. C'è la tenda, tira giù la tenda. Tanto non serve niente. Ora l'accendo. Sei pronto per una sorpresa? C'è. No. Sai che c'è un misto tra imbarazzo, gioia e dolore. Dolore no, però. Ma un po' arriva anche il dolore. Vabbè, però voglio dire, ogni tanto fare queste robe qua, cioè il picco ogni tanto va toccato, no? E Rocco, senza Rocco non lo puoi fare. Sai che c'è stato un problema, Marco? Quale? Anna Pannocchia pensava che le telecamere fossero vere. Ma va! Ma ha detto, ragazzi, ma mica sono andata in onda. Ma che stai scherzando? Sei noi pazza. Che mandiamo in onda. Cioè, ma siamo pazzi, la radio. Ma mica è salito Davide di Lernia dicendo, minchia, non riuscivo a togliere l'inquadratura. Ma va, non esiste. Annina, ascolta, mettiti lì pronta, perché adesso abbiamo una seconda sorpresa per il nostro Rocco Siffredi. Sei pronto? Mortacci allora. Vostra. No, questa è bella, ho detto, questa è bella, 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 bella. Questa è una nostra ascoltatrice, noi abbiamo lanciato un appello dicendo, vuoi venire a conoscere da vicinissimo Rocco Siffredi? Ti diamo questa possibilità. Se fra quelle senza gambe e braccia, una è arrivata. Aiuto! Io sto morendo, ho mangiato la cicca. La facciamo entrare? Sì. Posso dire il nome? Sì, penso di sì, il nome è. Posso comune. Dirlo? Vabbè, Irina. Irina, vieni qua! Madonna mia, che fregna, signori! Guardalo! Guarda come contento! Hai visto? La sorpresa! Sì. La sorpresa è la sorpresa! Oh, c'ho il puntatore laser sul cazzo, ragazzi! Ragazzi, stiamo aprendo! Vieni. Ciao, Irina. Vieni attaccarmi. Attaccatelo qua, guarda. Rocco è rimasto di pietra. Ti ho detto che ti facevo regalo. No, si sta mordendo le labbra! Aspetta che devo... Rocco è rimasto di pietra da prima. Aspetta, un sorriso qua. Madonna. No, dai, Rocco, ti prego, mi fai paura. Posso buttarmi in mezzo? Allora, Irina, vieni qua un secondo. Aspetta, ma sei autentica? Scusate. È autentica, buonasera, è vero. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, mamma mia. Persa. Ma senti, il tuo sogno era quello di conoscere Rocco da vicino, giusto? Molto vicino. Molto vicino. Ma molto, molto vicino. Abbastanza vicino, dai, diciamo, almeno per oggi. Ma tu hai mai fatto una roba del genere? Cioè, così, a proprio primo appunto. La sta già baciando! Aspetta!
Hai mai fatto una roba del genere? Cioè con un perfetto sconosciuto? No, no, proprio con un perfetto sconosciuto no. E con Rocco saresti disposta a fare una roba che non ha mai fatto nessuno nella radio? Ma in diretta! Bene. E allora? Cosa c'è, Rocco? Rocco è arrappato di brutto, ragazzi. Stai già schizzando. Allora, scusate. Guardalo. Aspetta, no, Rocco c'ha un cazzo. C'ha un cazzo così. Allora, aspetta un attimo, perché c'è gente che sta ascoltando la radio. Rocco, è giusto che tu descrivi questa ragazza? No, con... ragazzi. Molto bella. Sì. Molto bella. Molto. Molto. Grazie. Poi a questo sguardo la vedo molto molto titubante, nel senso che la vedo molto in imbarazzo, per questo sono tranquillo, non posso esagerare, però queste vibrazioni che sento dalle mani mi stanno facendo drizzare il cazzo in una maniera incredibile. Ma secondo te è bastarda, Rocco? Dillo, dillo. Cioè potenzialmente è una che potrebbe una fare canaglia, anche carriera, eh? Un'assassina? Sì, 100%. Ma tu faresti l'attrice porno? C'ha la faccia della porno. Con lui, dico, con lui. Allora, cioè, c'ha delle tette incredibili. Sì, è vero. Un 100% bel sedere naturale. Lo vedo, lo vedo, l'ho visto subito. Guarda i cameraman come si avvicinano. Ma scusate, guardate Alan che mi conosce da una vita e lui non ha mai fatto sta cosa. No, lui ci ha provato a farlo. Allora, senti. Anzi, a proposito, sembra una pornostar californiana. Fra un mix fra una californiana e una ragazza dell'est, però più californiana, perché ha questo sorriso molto caldo, meno freddo. C'ha un bel culo, ragazzi. C'ha un super culo, occhi belli, vispi. E dove sei? Sono romena. Romena? Ah, pensa okay. Pensa quanti anni hai? 33. 33. Pensa, allora, tu sei disposta a? E io non ho capito, ragazzi. Cioè, ci devo pensare. Cioè, allora. Scusate, ma ora sono imbarazzo. Allora, Marco. Tranquillo, non ti preoccupare, noi dobbiamo battere ogni record mondiale. Il bagno, nel bagno. Però vedi, bagno. Ti ha preso la mano a te. Secondo me vuole fare così. Ma no, io non posso, io sono gay. Vedi? La doppietta con Rocco, amore, posso. C'è tua moglie che ti guarda. Che schifo! Che schifo, amore, mi fa schifo la figa. Allora, in bagno. Ma un po' di palestra, sinceramente, ci starebbe. Sì, vabbè, ma non pensare a me, pensa a Rocco. Guarda, fai così, una mano di qua, una di là. Una di qua, una di là. Scusate, ma è troppo grosso. No, Paolo non può nemmeno lui. Alan! Ma qual è il problema? Anche Alan è grosso, ragazzi. Fermi. Lei me l'ha visto, può dire. No, le ho regalato anche una bella mutandina con un bel. Sì, ma c'è un problema, che non c'è una donna in Italia che non abbia visto l'uccello, anche involontariamente di Alan. Ce l'ha sempre in mano. Concentriamoci su Rocco che è arrapatissimo. Allora, devo dire una storia, ragazzi, guardate queste lentiggini sul seno. Io già ci vedo un po' di sborra. No! No, ha detto che brutta morra, no, che brutta la camorra. Che brutta la camorra. No, ma sul suo viso con questi occhi e con questo imbarazzo. Guarda che imbarazzo che hai. Lo sai che più ti imbarazzi più mi fai pensare il cazzo. Perché questo imbarazzo lo in bagno va bene? In bagno? Cioè dai, in bagno sì. In generale preferisco il letto. Ho capito, il letto. Allora, qua c'abbiamo. Guarda, Ivo Abito è già seduto con i popcorn, è una roba incredibile. A letto non ci scopo più da 10 anni. Poi scusa, vuoi mettere sei in una radio? Ho capito. Non scopi da 10 anni. No, lui l'ha detto, okay. Nel letto. Ah, ok. Sì, però c'è lì più o meno. Vabbè. A me piacerebbe farla così mentre lì parla. Ma tu fai quello che vuoi. Guarda, falla parlare. Vai, scarrella, Rocco, scarrella. No, facciamo una cosa: mentre lui scalda, diciamo, il motore, noi ci colleghiamo con un blocco che abbiamo realizzato oggi, ma in realtà è stata l'ultima volta che è venuto Rocco Siffredi. Ma da oggi, ragazzi! Da oggi abbiamo Bianchi per fare scherzi telefonici per il resto dei nostri giorni. No, vai, tu scalda intanto. No, è già scaldata, sto. Ci colleghiamo con il faccia a faccia di Rocco Siffredi. Andiamo. Lo Zodi 105. In collaborazione con la Terza Gamba Production e la Superman Neger presenta. Donne all'ascolto, incominciate a stringere le gambe. Sì, vai, microfono. Piacere, veramente. Piacere. Sono imbarazzatissimo. No, ma lo vedo, per questo ho cercato di essere meno. Pensa se. No, ma ce lo fa di mestiere, quindi. Come di mestiere? No, io faccio l'attrice normale. Non faccio mica lo spiegare. Non ancora. La voce si capisce se sei portata per o no. Non capisco. Di dove sei? Dove lei? Sono Rocco Siffredi. Chi? Sono Rocco Siffredi. Beh, tanto io non lo conosco. Come? No? Questo mi fa piacere. Ma sì, mica lei. Come ti piace iniziare? Ti piacciono tanto i preliminari, così mi ci metto subito. E sta lì, Alessio, chi entra lì?
A te piace essere veramente come la classica, classica donna che ama l'uomo che viene presa, sbattuto al muro. Io amo i miei nipoti. Dimmi solo una cosa. Sa, dai, dimmi qualcosa. L'ultima. Ce li hai i peli nel sedere? Cosa? Ce li hai i peli nel sedere? No! Era lì, eh? Pronto? Allora inizi tu o inizio io? Scusa? Allora inizi tu o inizio io? Ho capito. Di dove sei? Chi, a me? Vai. Chi tu sei? Sono Rocco Siffredi. No, ho sbagliato numero, amore. Di solito già dalla voce si capisce se sei portata per o no. Non ho capito, chi e tu sei? Io sono straniera, chi e tu sei? Sono Rocco Siffredi. No, ho sbagliato numero. No. Di dove sei? Scusa, no, non chiami questo numero. Ah, questo mi fa piacere. Cosa? Come ti piace iniziare? Ti piacciono tanto i preliminari, così mi ci metto subito. No, io non ce l'hai marito, grazie. A te piace essere veramente come la classica donna che ama l'uomo che viene presa, sbattuto al muro. No, a me ce l'hai marito, famiglia, scusa. Dimmi solo una cosa, l'ultima. Ah? Ce li hai i peli nel sedere? Sedere. A me ce l'hai tutto completa per mio marito, scusa. Ce li hai i peli nel sedere. Sedere. Tutto ce l'hai per mio marito, non per te. Ecco. Vaffanculo a te. Vaffanculo. Ecco. Non chiami questo, cioè tu chiamo carabinieri. Ecco. Vaffanculo di... I carabinieri che sono di colore, ricordiamo. I galabinieri. Oh, ragazzi, che si fa? Abbiamo ancora questi 20 minuti, come ce li bruciamo? Allora, secondo me dobbiamo andare tutti e tre in bagno. Alan, io faccio solo l'inviato. Tu fai il giudice. Io faccio l'inviato. Fai l'inviato. Giudice. Dai, andate di là. Dai, andiamo. Che cazzo te ne frega, andiamo. Una volta si vive. Andiamo. Quanti anni hai detto? Ne hai 23? 33. Tra un po' non la vuole più nessuno. Ma scusa, come incentivi? Lei nel mezzo della vita deve decidere se vuole essere ancora una ragazza normale o una MILF, quindi questi anni deve provare. Mi di stanno tutto. Già dando della MILF i miei anni. No, scusa. Però tu pensa quando torni in compagnia e dici: ho preso, ragazzi, quello di Rocco. Cioè, sei... Lei deve decidere se rimanere una ragazza normale o una galleria ora. È così. Sei mai stata a New York? No, mi spiace. Allora vatti a vedere sto grattacielo. Dai, bagno. Attenzione, sapete cosa succede nel bagno con me? No. Qualcuno di voi ha mai visto dei film particolari? Ah, spegni la luce quando... Vai, Rocco, vai. Vediamo chi è il vero fans. Chi è il vero fans? Cosa succede nel bagno con Rocco? Si caga. No. Ci si fa il bidet. No. Me l'hanno detto ogni volta che dicono: ah, ma tu, perché ho visto un film dove tu metti la testa? Nel sesso. No. Vado a fare. Vai. Allora, signore e signori, attenzione, un esperimento mai realizzato in una radio privata nazionale. Rocco Siffredi con una nostra ascoltatrice. Chissà perché. Vabbè, ma chi se ne... Io voglio morire così, ragazzi. Cioè, allora, se devo chiudere lo zoo, voglio chiudere per un buon motivo. Allora, Linus, se hai ancora un posto di lavoro. Paolo, RTL vado. Paolo, io e te siamo diventati amici, ormai mi porti. MTV, dico Mario, facciamo qualcosa. Marco, dove andiamo a lavorare? Ma non lo so. Kiss, che ha bisogno. Kiss, cazzo. Messa merda, proprio. Ho capito, ma come facciamo? Una radio locale. Privata. Andiamo a Disco Radio. Compriamoci una frequenza, la rubiamo. A Miami e la ripetiamo in Italia. Bravo. Perfetto! Bella idea, chi li mette i soldi? Tu! No, io non ce li ho. Come ce li hai? Occhi! Per occhi! 64! Attenzione! Sono in bagno. Ragazzi, io sono nel bagno. Ok. Ok, quindi sì, adesso potete incominciare. Sei pronta, Irina? Prontissima. Ma la luce è accesa o spenta? Guarda. La luce è accesa. Rocco si sta tirando giù i pantaloni. Aspetta. Oh! Aiuto! Dai. Allora, Rocco se lo sta smanubriando praticamente. È vero che sembra un flauto? Ragazzi, non ho mai visto una cosa così grossa in vita mia. Avete bisogno di preservativi? Cosa? Lei si è praticamente piegata, aspetta, si sta spogliando. Lei si sta spogliando, descrivici la situazione senza farti prendere. È un casino. Allora, lei si sta spogliando, piano. Tieni la bocca socchiusa, non si sa mai, Alan. Alan,
ti faccio una domanda: hai il veleno per le vipere? Ragazzi, qua la tensione è altissima, cioè, mi sta toccando un seno, le ha tirati fuori praticamente tutti e due. Sì. Guarda come la tocca bene a sé. Prima un bel bacino bello. Se non devi fare il regista, devi descrivere cosa fa Rocco. Regista diventato. Alan, Rocco ce l'ha praticamente in mano, che se lo sta smanubriando. In una o in due mani, Alan? In tre mani. Cioè, se quella di Alan. Ragazzi, mi posso abbassare i pantaloni anch'io? No. No, Alan, tu devi fare il giornalista, hai detto. Piano. Ecco, è entrato. Cosa è entrato? Cosa? C'è il tampone. Chi è entrato? Piano, dai. Cosa è entrato? Ti spacca? Cosa hai detto? Sì, ma descrivi, Alan! Non mi descrivo, lo sta mettendo a pecorina! Ciao. Allora, cogli le impressioni, fagli una domanda a lei! Ma che cazzo vuoi? È giornalismo! Ma che cazzo vuoi? Vedi che cosa sta provando! È praticamente scappata nuda! No! Cioè, lo so, ma è scappata dal bagno nuda! È avvenuto? È avvenuto? No, ragazzi, l'ha piegata in due, gli ha piegato le baie! È avvenuto? No, sono arrivato sulle gambe! Aspetta, sta tornando Irina, un attimo solo, ragazzi! Ho avuto paura, è stato il direttore che è venuto in bagno. Com'è andata? È andata benissimo. Scusate, ma veramente un grattacielo. Oh, guarda Rocco con lo sguardo soddisfatto. Com'è? Qualche colpetto dato? Di tosse. Vediamo se dice la verità. Di la verità. No, mi sto spaventata, scusate. Com'è stato? Cioè, è stata una bella esperienza? No, veramente l'ha tirato fuori. Non è una battuta, ma veramente è grosso. Vabbè, lo immaginavamo. Guarda com'è contento. Pensavo di aver visto di meglio, ma no, lui è il top. Quindi tu garantisci Rocco è il numero uno? È numero uno, no, scusate. No, veramente. Ma non dovevano. Non abbiamo fatto nulla. No, non mi è bastato guardare. Guarda Alan. Sono venuta direttamente. Senti, ora rimettilo qua dentro e ci ne vediamo. Dai. L'astuccio. No, è troppo piccolo, scusate. È troppo piccolo. Anzi, ma con una facilità, lui lo tira fuori già tosto. È quello che... Perché hai il telecomando in tasca. No, ma quasi si spogliava anche lui. No, scusa, no, come devi spiegare come fai a essere sempre così pronto? Dice, secondo me... ma c'è una tecnica? No, non c'è una tecnica. No, ci deve essere. L'amore per la donna. Per la donna. La donna. Cioè, tu... A me io mi nutro di donne. Ho capito, ma... Ma sei un cannibale. Hai capito. Cioè, è come le corde vocali, li alleni e pian piano ti viene la voce più bella. No, io ho una certa sensibilità e praticamente in un attimo mi scende tutto il sangue da su va giù. Ma è vero che se tu hai problemi devi imparare a scollegare il cervello sempre. Ma guarda che quando... Allora, voi siete qua, mi guardate, siete in tanti, se lei vuole, in più tutte quelle persone lì, io posso prestarmi a farti vedere come si fa. Io mi scollego da tutti e sono solo... Ma eccolo lì ancora, è bis, scatta il bis. Sei un po' innamorato, eh? No, nel senso... No, mi piacciono le donne. Beh, ma c'è anche Anna Pannocchia, scusa, non t'ho visto proprio così. Guarda, preso, eh? Anna Pannocchia, facciamo noi. Prego, Rocco, le cuffie, così ci senti mentre diciamo che è un cazzo enorme. Sei pentita, Anna, di non aver provato il... Vieni qua. Vabbè, quindi com'è andata? Irina, tutto a posto? Sì, cerco di riprendermi. Ma è tutto a posto, bello, una bella esperienza? Ci stava in questa vita. Ma scusa, ma l'hai toccato? Cioè, l'hai guidato? No, veramente, mi è bastato solo guardarlo. Però c'erano dei rumori strani, sì. Sei sicuro? No, so fare certi rumori, scusate. Ma vai a cagare. Ma sarei molto brava a fingere. È bello, brava. Adesso mi ho messo dietro, ti faccio come... Scusate, devo andare a casa. Allora, ragazzi, allora ci penso io. Vado in bagno con Rocco e glielo ciuccio. No, che l'ultima volta abbiamo... Scusate, io sono appena arrivato. Che è successo? No, l'ultima volta che è successa una roba del genere, io mi ricordo che sono stato chiamato al terzo piano, mi si è avvicinato The Boss e mi ha detto... Tu hai fatto fare un... Era finto, questa volta era vera. Lo so. No, infatti ho preso un cazziatone per una roba finta, capisci? Questo è quello che mi ha raccontato a tu. No. Allora Rocco, è stato un piacere vederti. Sto dicendo. Grazie Rocco. Io ti amo, ci vediamo domani.
domani o dopodomani? Ricorda la fiera, ricorda dov'è la fiera. Ragazzi, Torino, Lingotto e Lingotto, dai, poi voglio dire, io in Italia mi diverto di più perché faccio queste fiere in Francia, in Svizzera, però in Spagna l'Italia manca e gli italiani veramente il pubblico più caldo in Italia. Quindi venite, noi cerchiamo di venire con voi. Io spero di poter fare una live performance lì in Italia, sarebbe una figata. Stiamo cercando di capire come strutturare. Ma no, ma viene perché non qua, vorrei, ormai. Non vorrei, ecco, non, cioè, a me piace dare, ricordo, piace molto dare piacere. Sì. E quindi mi piacerebbe far contenti i miei fans che vogliono vedermi dal vivo. Se non ce la facciamo qui, fra molto pochissimo, poco, si aprirà lo studio Rock Sword a Budapest, dove ci sarà un tour turistico, dove ci vedete. In mezzo ai cazzi. Ci vedete mentre si chiava da paura. Dai, ma c'è cioè, tipo Universal Studios, sì, vai su set. No, immagino la mascotte, ragazzi. adesso abbiamo fatto un casino per due ore, cioè ricordiamo comunque, ragazzi, la profilassi, il profilattico. Allora, sempre, noi ci facciamo i test, veramente, ogni massimo due settimane ci facciamo tutti i test completi, è comunque una roulette fare il porno star, ricordatevelo per chi vuole fare porno. Si rischia sempre, nella vita non ve lo prendete questo rischio, ci si può divertire anche col preservativo, ormai, anzi ricordatelo. Li fanno che sono anzi quasi meglio ormai. Sì, no, 100% usateli, almeno vi togliete la rottura di coglioni di ogni problema, perché tanto farlo senza, esistono dei preservativi che non senti nulla, addirittura a volte sono talmente poco sensibili, cioè talmente leggeri sottili, che rischi di perderli, bisogna fare attenzione. Tu non li perderei mai perché ti stringe. No, ma guarda, io mi prendo, io uso i Magnum. Lui ci attacca un Rolex. Io uso i Magnum, ma le donne sbrotolano talmente che me lo tolgono fuori. Rocco Siffredi nello Zodi 105. Grande Rocco! Noi ci risentiamo forse domani, altrimenti su Radio Pizza e Fichi a Canicati. Grazie a tutti, grazie a Pippo! Ciao Marco! Grazie, com'è che ti chiami? Walter! Come ti chiami? Yoko Omo. Poco Yoko, molto Omo. Molto. Grazie a Marco Dona, DJ Spine, la Poppy. Ciao. Poppy, arrapatissima. Ciao amore. Ciao coglione. Dai, ti è piaciuto. Grazie ad Alan Caligiuri. Grazie. E alle nostre donne. Alle Anna nostre Pannocchia, donne. Vieni qui, Annina. Saluta il tuo fidanzato. Grazie, Rocco. Pannocchia, ti rimetto la mano in mezzo alle chiappe, Pannocchia. Grazie Irina, vieni. Grazie a voi. Irina, almeno questo me lo devi concedere. Che bella, sono naturali, 100% naturali. È 10 volte che me lo dici, mica mi sono rincoglionito, le vedo. Grazie a Ivo Avido. Evviva l'Abruzzo, Rocco. Grazie a Paolo Noyes. Evviva la figa. Bene, ringraziamo la Cumpa di Vieturati. Vi amiamo, grazie ragazzi. Da Mazzoli è tutto, grazie alla grande famiglia sulla pagina di Facebook, a domani forse alle 2. Ciao! Bellissimo, l'ho fatto per 15 anni. Bravi tutti, ragazzi, piacevole. Complimenti. Grande, grazie. Ma lo stipendio ce lo pagano lo stesso. No. Alla fine. Ma però aspetta. No. Io sono assunto in America. No, abbiamo contravenuto ogni. Allora, i contratti li letti bene. Abbiamo no, ma perché rischiate per davvero? Ma licenziarci immediatamente. Sì, no, ma ormai sono abituati. Ma sì. E infatti! Mica bene, il bagno era bellissimo. Se l'avessi soltanto lo zolle per fare. Si è messa era nascosta dentro il coso. Le scappate. Anna Pannocchia non si è tirata indietro. Una foto. Con suo cazzo però. Alan, dai, vieni anche te. Vabbè, after hour a casa mia? ma di là volano i cazzi. Prepara gli spritz. Andiamo di spritz. Andiamo di spruzz. Però vedo che gli piacevi tu, eh? Sì. Non io, non era la fanzia. Irina, la io sono sì. Aia. Anch'io. Faccia allora. L'ho visto subito. Bam, bam, bam. Irina, hai capito, sì, eh? Fan sua, no, ma Irina in realtà è l'amante di Marco. Tu mi metti in imbarazzo quando invece tu domini me, invece io domino loro. No, domini lui.